Buongiorno e ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 23 dicembre. In questa mattinata, noi di consueto 7:30-9 come fascia oraria, abbiamo ospite Emanuele Esposito. Oggi era prevista la sua presenza, ma non sarà della mattinata con noi a causa di alcuni piccoli problemi che gli hanno impedito di poter essere qui presente. Con noi ci sarà, ed era previsto, in compagnia di Emanuele Esposito, tornerà a trovarci l'assessore comunale agli affari generali e agli affari zoofili, Michele Lobianco, che a questo punto, diciamo, sarà l'ospite nostro dello studio, in assenza però di Emanuele Esposito. Dalle 9 alle 10 in compagnia del dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina, vi ricordo poi che noi proseguiamo la diretta andando oltre le ore 10 per seguire la conferenza stampa di fine anno e per certi aspetti è anche una conferenza di fine mandato del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e degli assessori regionali della sua giunta. Perché di fine mandato? Perché alla primavera del prossimo anno, a maggio verosimilmente o ad aprile, si andrà a votare la votazione del rinnovo della giunta, anzi del Consiglio regionale e del Presidente. E quindi questo fine anno e questa conferenza vuole un po' tirare le somme di quanto fatto in questi 4 anni e mezzo circa. Mancano ancora, come detto, 5 mesi, grosso modo, alla fine del mandato, ma è occasione questa per comunque dare conto delle attività regionali di questi anni. Andiamo a leggere la pagina meteo per vedere la situazione generale. Sul Mediterraneo e sull'Italia continua a dominare l'anticiclone di origine africana, mentre le Alpi sono sfiorate dal passaggio di alcuni deboli fronti da ovest. Sulla regione, nei bassi strati, ristagneranno ancora masse d'aria umida che saranno un po' meno consistenti nella giornata di sabato. Per oggi, venerdì 23, su bassa pianura e costa, cielo in prevalenza coperto con possibile piovigine, specie ad est. Sull'alta pianura, nuvoloso o variabile. Sulla zona montana, cielo poco nuvoloso, possibili foschie o nebbie, specie su bassa pianura, costa orientale carso, lo zero termico rimarrà piuttosto elevato, attorno ai 2500 metri di quota circa, con inversione termica a fondo valle più marcata al mattino, temperature minime 5-9 gradi, massime 9-11 gradi centigradi. Per domani sabato 24, su bassa pianura e costa orientale e carso, cielo in prevalenza coperto con possibile pioggia. Sulle altre zone cielo variabile o nuvoloso, probabili foschie o possibili nebbie anche su pianure e costa. In montagna continuerà ad esserci inversione termica a fondo valle, 6-9 gradi le minime per domani, massime 10-12 gradi centigradi. Andiamo a vedere le notizie principali del piccolo di oggi. In realtà mi stavo curiosando già la pagina sportiva, ma ci arriviamo tra poco. Partiamo dalla prima di pagina del piccolo. Cambino via, l'ipotesi Montegrisa, questa è la foto e il titolo in evidenza con il quotidiano locale oggi, ma anche, se non soprattutto, la rinascita dell'ex polo delle Coop, 180 dipendenti, la società partecipata da Parisi e Simetal decolla nei magazzini 250.000 pezzi Mitsubishi all'anno, l'area logistica industriale in via Caboto, che prende dunque l'eredità di quello che era il centro direzionale delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli. Poi per le altre notizie, sempre dalla prima pagina, discorso al congresso di Putin e di Zelensky. Putin va fermato prima che invada altri stati, dice il presidente ucraino. Nord del Kosovo, crisi senza fine, i serbi a difesa delle barricate, ciò che accade nei Balcani con i mezzi militari in movimento. Il governo, parla Giorgia Meloni, l'Italia non userà il MES, lo posso firmare con il sangue. A Montecitorio succede di tutto, Palazzo Chigi è lì accanto e l'eco non può non arrivare. La macchina della manovra si è inceppata varie volte, bisogna migliorare. Queste sono le prime battute dell'articolo a pagina 2 sulle riforme sul governo. La manovra dal lavoro agile al bonus psicologo, la ragioneria boccia 22 articoli in tutto. La ragioneria ha chiesto di riformulare 22 articoli per escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Il Partito Democratico accelera sull'antifedriga, candidato scelto a inizio anno, sempre verso le regionali, in questo caso il blocco dell'opposizione.
Trieste e Capodistria, l'alleanza fra i porti sulle rinnovabili, e poi Melnichenko nega di possedere appartiene a un trust, dice il magnate che abbiamo indicato sempre come proprietario del yacht sul Golfo di Trieste. Lo stesso però invece rigira il tutto a un altro soggetto come proprietario dello yacht. Il segreto dolce degli iscritti corsari, scrive Rovatti a pagina 27, il ritorno in golfo di due delfini, la curiosità a pagina 33. Come abbiamo visto anche dalla foto, cabino via, l'ipotesi Montegrisa, poi lo approfondiremo nelle notizie della cronaca locale. Più avanti con il piccolo, i nodi dell'economia, Meloni dice si poteva fare meglio, ma non è una catastrofe. No al MES, lo firmo col sangue. Reddito di cittadinanza, farò una riforma complessiva, tutti i lavori sono dignitosi, io ho fatto la cameriera. Sì all'aumento di spese militari, se scegli di non difenderti, qualcun altro lo farà per te, però non gratis, dice Meloni. Noi accogliamo soltanto i migranti che possono pagare lo scafista, la politica della redistribuzione non serve, difendere i confini europei. Poi le altre dichiarazioni, la marcia indietro sul Po, un obiettivo del PNRR stabilito dal precedente governo, presa la prima rata, non potevamo cambiare la norma. Agli italiani dico di spegnere un'ora al giorno la luce e il gas e di restare al buio per vedere come si sta e cosa fanno gli ucraini per difendere la loro libertà. Parlo un po' a 360 gradi, Giorgia Meloni, anche su ciò che accade in Ucraina. Fuertes in cortile dalla Premier sperando nel bis, polemiche per il party notturno della Presidente, l'accoglienza della D. Rai a caccia della conferma, ma Palazzo Chigi pensa di commissariarlo con l'ex consigliere Rossi. Andiamo nella pagina successiva, la manovra all'alba, la ragioneria dello Stato boccia 44 misure, mancano le coperture, stasera la fiducia, voto finale domattina alle 6. La finanziaria di 35 miliardi fra bollette, sanità, politiche invariate, pensioni, flat tax, pacchetto famiglia, taglio del cuneo fiscale, fondo acquisti gas, tassa sugli extra profitti, pensione abbiamo già detto, reddito di cittadinanza e altro ancora. Meloni in Iraq dai militari italiani, Mattarella diplomatici insostituibili, doppia iniziativa dei vertici istituzionali, 44 buchi, i rilievi dei tecnici stroncano le misure inserite in extremis, 22 articoli da riscrivere del tutto, cancellata la norma che assegnava 450 milioni ai comuni perché senza copertura economica. Il bonus giovani c'è la retromarcia su 18 app, le vecchie regole del 2023. No a compensi e rimborsi per la commissione sul POS, sugli emolumenti. Il lavoro, smart working prorogato, ma non ci sono le risorse. Bonus psicologo, norma scritta male e incompleta. Stangata, tassa di soggiorno, aumento non attuabile. Fra quelle che sono le varie poste da dover riscrivere, secondo la ragioneria di Stato. Andiamo in regione, Partito Democratico prova ad accelerare, candidato presidente entro l'inizio dell'anno, soddisfazione per la prima riunione programmatica con i potenziali alleati. Assenti 5 Stelle, il terzo polo ai cittadini, il segretario regionale Liva, ci rivedremo la prossima settimana, dice, per la futura coalizione che abbraccerà il centro-sinistra e chi si avvicinerà all'opposizione attuale in consiglio regionale per identificare il candidato presidente e poi le alleanze da strutturare verso le elezioni della prossima primavera. 2 milioni di euro a bilancio per la buonuscita dei consiglieri, l'indennità di fine mandato destinata a chi non viene rinominato o non si presenta, ripresenta candidato. Per la legislatura in corso l'ammontare è di 31.500 euro lordi, cifra ribassata dopo la riforma del 2013. Questa è l'aula di Piazza Oberda del Consiglio regionale, questa è la facciata esterna, il palazzo dove ha sede proprio il Consiglio. Le spese dell'Assemblea, i 2/3 degli esborsi se ne vanno per gli eletti, i numeri approvati, la voce principale è quella dell'erogazione degli assegni vitalizi per gli ex componenti dell'aula. E questo lo si legge dall'articolo in questione con il piccolo di oggi. Trieste Capodistria, l'alleanza fra porti sulle rinnovabili ricavate dal mare, ipotesi di joint venture pubblica al 50%. In ballo la produzione di energia elettrica grazie a campi fotovoltaici nel Golfo. Lo studio ha anche sistemi per
che sfruttino il movimento delle onde, scartati i piccoli impianti eolici dotati di mini pale. Dopo la fase progettuale è possibile il ricorso al project financing con l'ingresso di uno o più privati specializzati. Questa la notizia di oggi. Traffici in crescita allo scalo di Monfalcone, 50 assunzioni in arrivo, organico da implementare. Al via in gennaio un piano di formazione diviso per gruppi e destinato a proseguire fino a settembre. Investiamo in risorse umane, si dice proprio da Monfalcone all'area portuale. Cailì, Natale in carcere, prorogata di un mese la detenzione dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Cailì, ex vicepresidente in questa foto. Dopo lo scandalo, il caso Qatargate che la vede coinvolta. Su Panzeri un errore fidarci, il PD vieti le porte girevoli. Brando Benifei nell'intervista al capogruppo Dem al Parlamento europeo: propongo che per almeno 5 anni gli ex deputati non possono occuparsi di temi trattati lavorando per le istituzioni. Melnichenko nega di essere i padroni di IA, appartiene a un trust, non c'è alcun legame. Lo IOT ha cambiato bandiera, l'oligarca tramite una portavoce insiste, ma il direttore del demanio Casci dice nessun cambio di proprietà ci è stato notificato e quindi resta, secondo il direttore del demanio, la titolarità dello IOT proprio a Melnichenko, che è uno fra gli uomini più ricchi del mondo e qui viene ripreso un po' anche il suo profilo nell'articolo che spalleggia la pagina principale. Con lo yacht in primo piano. La sfida di Zelensky, leader ucraino al congresso, paragona la Russia alla Germania di Hitler, bisogna fermare Putin o invaderà altre nazioni. 20 standing ovation per lui. La bandiera dell'Ucraina con le firme di Zelensky e dei soldati, retta da Kamala Harris e Nancy Pelosi al congresso americano in questa foto. Se il Cremlino riuscisse a impiegare i 300.000 reclutati avrebbe un esercito poderoso, ha detto Zelensky. Ci sono tensioni però anche nell'area balcanica. La crisi senza fine nel nord del Kosovo, una folla di serbi a difesa delle barricate, centinaia di persone ieri in strada per protesta, nel mirino il terrore di Kurti. Su bandiere e striscioni l'appello a Vucic, contiamo su di te. Il primo ministro di Pristina, impossibile escludere vittime durante la rimozione dei blocchi stradali. La premier Brnabic da Belgrado lancia l'allarme, situazione sull'orlo di un conflitto armato. La tensione è molto alta in Kosovo. Pirc Musar ha giurato da oggi in Slovenia la prima presidente donna dopo il voto di novembre. Da Rovigno ad Albona, niente fuochi d'artificio in piazza a Capodanno. Attesi 200.000 turisti durante le festività. A Fiume tornano anche i gruppi. Queste le rilevazioni turistiche del periodo natalizio. Il mistero di Nino e Francesca uccisi inseguendo il sogno inglese. Lui, 26 anni, lavorava in un casinò. Lei, 20enne, era andata a trovarlo. Trovati morti in casa, fermato un vicino iraniano. Successo a Londra. Andiamo a vedere, 18enne, muore in casa per un malore. Era stata visitata al pronto soccorso. Anisa Mahmic era stata accompagnata dalla madre al San Polo e dimessa dopo accertamenti. Possibile l'autopsia, le cause da chiarire. È successo dunque a Ronchi dei Legionari. Questa è la ragazza che purtroppo ha perso la vita e non ha potuto neanche capire la situazione che l'aveva coinvolta poco prima del decesso, cioè il malore che l'ha portata dunque all'ospedale. Lo strazio della madre Mirzada, ora sarai l'angelo più bello, fiori nell'abitazione di via 4 novembre, le condoglianze alla famiglia per questa scomparsa molto, molto precoce. Agrusti lascia spiragli, nel 2023 rallentamento ma non sarà crisi nera, cambiando argomento, imprese, territorio, l'economia della regione, il presidente di Confindustria Alto Adriatico, dalla manovra ingenti risorse sull'intesa Friuli Venezia Giulia Veneto, primo embrione entro metà del prossimo anno, dice Agrusti. L'appello sull'alta formazione, serve un Politecnico diffuso, un nuovo polo per i giovani super tecnici che ora è necessario per un salto di qualità. Sempre sui temi economici, Fincantieri, nuova nave oceanografica, ordine da 284 milioni con consegna nel 2026 nel polo ligure di Riva Trigoso Muggiano. Qui il rendering di una nuova nave che è stata commissionata a Fincantieri. C'è l'inserto della Venezia Giulia economica
con diversi argomenti, quando l'universo diventa opportunità di sviluppo, pensando e studiando la fattibilità di un distretto tecnologico aerospaziale Alpe Adria, celebrata in Camera di Commercio a Gorizia la giornata nazionale dello spazio. Fra i vari argomenti, masterplan, offerta ricettiva, Go 2025, capitale europea della cultura, poi l'offerta turistica, qual è la risposta ricettiva del territorio, sempre per le due province di Trieste e Gorizia. Il giudizio anche dei turisti ha preso in esame gli anni 2019, 20 e 21, condizionati ovviamente dalla pandemia e quindi in qualche modo un po' viziati dal minor flusso di turisti in regione, nelle province di Gorizia e Trieste. E poi il tratto Corsaro di Pasolini, parole come carezze, invece nell'articolo di Pieraldo Rovatti sull'editoriale di oggi del Piccolo. Abbiamo visto dalla prima pagina l'ex centro direzionale delle cooperative operaie, l'ex quartiere generale definito dal Piccolo, rinasce con 180 posti di lavoro. Ieri la vernice dopo i 18 mesi di ristrutturazione e decollo promossi da Parisi e Simetal. Il compendio da 27.000 metri quadrati in via Cabotto tra magazzino, uffici e aree scoperte. Previsti 250.000 colli all'anno targati Mitsubishi. Arrivano da Taiwan e Scozia, partono verso i Balcani ma anche il Nord Africa. Investimento da circa 3 milioni di euro. Nella palazzina operano anche Renus, Finabro, Laghezza e Scudo. Stazioni aggiuntive, Tapirulan e un ponte, Cabinovia, ora rispunta l'ipotesi Montegrisa. Questo dalla Piccolo, le novità contenute agli ordini del giorno condivisi dalla Giunta, previsti collegamenti con tram e Faro della Vittoria. Questo a integrare un po' tutto ciò che concerne l'opera della Cabinovia attraverso gli ordini del giorno condivisi dalla Giunta, proposti dalla maggioranza. Così è ridicolo, dice Giovanni Barbo, capogruppo del Partito Democratico. Sono stati approvati ordini del giorno che sfiorano il ridicolo. Prima di questo consiglio comunale avevo pensato, ci manca solo che propongano anzi un tapirulan, non immaginavo che poi sarebbe successo veramente. Mi sarei aspettato più coraggio da parte dei consiglieri del centrodestra che non condividono il progetto ma che hanno votato a favore, e questo in virtù anche dell'adozione della variante al piano regolatore che è avvenuta nei giorni scorsi in Consiglio Comunale, adozione che permette alla Giunta di poter andare in gara nei prossimi giorni per l'affido dei lavori dell'opera, ma l'opposizione resta tenace sulle sue posizioni. Sentiamo. Dopo richieste di scuse, mozioni d'ordine, discussioni, interruzioni e prese di posizione di varia natura, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza l'adozione della variante al piano regolatore per la Cabinovia. Non ha sortito nessun effetto la richiesta del Partito Democratico di mandare indietro il documento sulla base di due pregiudiziali, rigettate però dai tecnici. Durante i lavori in aula si sono alternate le ormai note posizioni dei vari partiti, con il blocco dell'opposizione, eccetto il consigliere del PD Ukmar, che hanno votato contro, e la maggioranza con voto favorevole. Una volta adottata la variante, ora ci sono 60 giorni per le osservazioni dei cittadini sull'opera, al netto della volontà del comune di andare a gara entro l'anno. Proprio su questo, ma anche su altro, la lista Adesso Trieste prosegue con il giudizio negativo rispetto all'iter seguito dalla Giunta, in virtù di un sentimento di contrarietà che, vice capogruppo La Terza, è molto diffuso fra i cittadini. Quella della maggioranza del centrodestra è una corsa contro i pareri tecnici della regione della soprintendenza, contro i pareri negativi delle circoscrizioni interessate dall'opera e anche contro il tempo. Ci chiediamo come sia possibile, in una fase in cui è ancora aperto tutto l'iter urbanistico, nel quale, come è giusto che sia, i cittadini hanno diritto di presentare osservazioni e opposizioni agli espropri previsti per quasi 400.000 euro di valori dei terreni, come sia possibile nel frattempo mandare in gara un'opera che prevede esattamente per essere realizzata quegli stessi espropri e appunto quelle stesse indicazioni che al momento non sono ancora ufficialmente nel piano regolatore. Ecco, noi pensiamo che questo sia un passo falso molto grave, che viene fatto ovviamente perché c'è questa arroganza nel voler andare contro tutte e tutti. Questa è un'opera che sostanzialmente nessuno vuole, d'altronde lo si nota nelle grosse mobilitazioni di chi è contrario e nella praticamente
nullo sostegno da parte di un'ipotetica cittadinanza a favore, però ecco, correndo contro il tempo e anche forzando le regole forse si fanno degli errori che tutta la città rischia di pagare. Le procedure PNRR ogni modo consentirebbero al progetto anche in fase preliminare di essere portato a gara per velocizzare i tempi, il cosiddetto preliminare rafforzato o PFTE, progetto di fattibilità tecnico-economica. Un altro progetto che però in questo caso è stato definitivamente abbandonato da quella che era la parte chiamata in causa, ovvero la Triestina, il Ferrini, la riqualificazione del campo del Ponziana. Quale futuro dopo il no della Triestina? Sia la casa dei dilettanti, l'ufficialità nella nota congiunta di ieri provenuta del municipio però concordata con la Triestina. Allora abbiamo sentito gli assessori Bertoli al bilancio e al project financing e Lodi invece ai lavori pubblici e alla gestione degli impianti sportivi su quello che può essere il futuro del Ferrini, che a questo punto torna del tutto in mano alla giunta comunale, che sta pensando ovviamente di rimetterlo a posto, però in questo caso solo con fondi propri. La Triestina non intende proseguire nel progetto di riqualificazione del Ferrini di Ponziana. Il campo ormai abbandonato da anni era prossimo a essere rivisto in modo molto importante. Campi, spogliatoi, foresteria, un punto di ristorazione e locali dedicati al wellness e alla medicina e dello sport. Tutto questo di fatto sfuma in virtù della scelta della proprietà dell'Unione, che in definitiva non ha dato seguito alla volontà dell'ex presidente Biasin e dell'ex amministratore unico milanese. Voglio ringraziare la nuova proprietà della Triestina che in tempi rapidi ha fatto chiarezza, non è un progetto che interessa andare avanti, quindi ringrazio su questa risposta che è arrivata anche appunto nei tempi che avevamo chiesto, entro il 31 dicembre, quindi adesso al netto di alcuni passaggi burocratici che porteremo in giunta nel mese di gennaio, quel project si ferma qui. Il comune dunque si trova appunto e a capo, ma con 1.200.000 euro già accantonati per partecipare al project financing, ora spendibili per rimettere a posto il Ferrini, riportando dignità al campo sportivo, con il rifacimento del manto erboso e della ex sede del Ponziana. Ancora presto per confermare se il municipio proseguirà da solo o aspetterà eventuali proposte da qualcun altro. Certamente dalla giunta l'intenzione è quella di non lasciare abbandonato ai ratti o alla mercede senza tetto l'area sportiva, impegnandosi a cercare la più rapida soluzione per avviare i lavori. Il comune dovrà procedere a risistemare quel campo non appena verrà definita, quindi in maniera concreta ovviamente, questa volontà della Triestina di ritirarsi dal project. Il comune deve e dovrà farsi carico del campo, dovrà procedere alla sua riqualificazione. Io ho intenzione assolutamente di gestire la cosa attraverso ovviamente i lavori pubblici, e quindi sarà l'idea quella di riqualificare il campo, gli spogliatoi, e rendere ovviamente inagibile una struttura che ormai si trova da troppi anni in stato di abbandono. Ritengo che per poter riavere una struttura operativa, quindi con campo omologato in erba sintetica, spogliatoi a norma, dovremmo spendere intorno ai 2 milioni di euro. Questo quanto dichiarato ieri dagli assessori. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per l'aggiornamento sulla mattinata odierna e le segnalazioni. Buongiorno. Oh, è la buon'ora, buongiorno. Buongiorno, De Grassi, scusi se l'ho fatta aspettare. Troppo tempo, mi raccomando. Troppo tempo. Troppo tempo. Allora, cartellino giallo. Allora, per quanto riguarda la notte, la serata diciamo di ieri, le nostre pattuglie serali cominciate subito frizzante, dalle 20 subito un capotamento in grado di abilità Triestina, poi c'era in via Udine un veicolo, il conducente o la conducente a farsi controllo, è finita con 3 veicoli in sosta, quindi 4 veicoli coinvolti. E ce ne erano ancora un paio ieri sera. Per fortuna niente di cruento, tutto, o solo danni o comunque lesioni lievi. Per quanto riguarda la giornata odierna, innanzitutto attenzione, soprattutto in altipiano ci sono stati segnalati dei banchi di nebbia, in cartone non abbiamo niente di particolare. Ricordo che la via sul Piccio Gallo che parte, è stata chiusa dai vigili del fuoco per un molo pericolante ieri sera, nel tratto compreso tra Pane Bianco e via Soncini. E per il resto non avrei altre particolari notizie da fornirvi, approfitterei per farvi gli auguri da parte mia per la sala operativa, intanto perché probabilmente domani non ci sono. Okay. Approfitto di un tanto, perciò auguri a tutti voi e a tutti i cittadini di Trieste, soprattutto a quelli in ascolto.
Grazie De Grassi, tanti auguri anche a lei e ai suoi colleghi, anche da parte nostra, se non ci risentiamo prima. Grazie delle informazioni che ha fornito, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Grazie al commissario De Grassi. Andiamo a leggere avanti con le notizie del piccolo, il domino delle scuole. Da settembre trasloco per 400 alunni da via Tigora a Largo Pestalozzi per il restyling alla Sauro Spaccini. Pronto il trasferimento all'ex Timeus, succursale del Dante, da accorpare alla sede centrale di via Giustiniano. Nell'articolo che fiancheggia il domino delle scuole invece si legge una mano alle famiglie: a gennaio le iscrizioni al servizio integrativo in vista dell'anno educativo 2023-2024, con in foto l'assessore e onorevole Nicole Matteoni. Orari ridotti e tragitti alternativi per i bus nelle giornate di festa, dalle partenze anticipate nelle serate del 24 e del 31, gli accorpamenti dei percorsi in sostituzione delle linee sospese. Come cambia il servizio per chi poi si muoverà nelle serate in oggetto 24 e 31 dicembre. In piazza il 31 fuochi d'artificio silenziosi per tutelare gli animali, la proposta dell'opposizione per Capodanno. E poi sul Capodanno anche il venerdì mattina, visto che trattiamo la rubrica degli animali, Capodanno come uno dei momenti dell'anno dove si è soliti vedere esplosi i fuochi d'artificio, trattiamo questo argomento fra chi ritiene che sia meglio evitare i botti proprio per gli animali, che hanno i cani e i gatti soprattutto, che ne hanno paura, chi invece ritiene che sia una tradizione da mantenere. Poi le opinioni lì si spendono ovviamente a sentimento. Quinta circoscrizione, si trasferisca la sede alla 48 Gambini, alternative, barriera o scuola Fonda Savio. Questa è la richiesta, l'istanza per la quinta circoscrizione. In concessione a Cante l'ex polveriera di Peteano per stoccaggio in barriche e degustazioni. La vediamo con il viticoltore edicante. Patteggia il truffatore dei serramenti, 3 anni e 2 mesi per Peter Antoni Argenti, accusato di intascare gli anticipi senza finire i lavori pattuiti. Coinvolte 15 famiglie, avevano pagato somme variabili da 1.500 a 11.000 euro. Esposizione all'amianto, militare vince in appello, la notizia del riconoscimento come vittima del dovere dal Tribunale di Trieste. La Corte d'Appello ha dunque riconosciuto alla vittima vittima del dovere per l'esposizione all'amianto, l'appuntato scelto 59enne dell'esercito proprio che ne aveva fatto appello. Molotov contro la vetrina dell'Aisha in via Rismondo, denunciati 3 giovani, una donna scomparsa e l'appello del marito via social: manca da mercoledì. Poi organici di Inasugi, in arrivo 21 rinforzi fra medici, fisioterapisti, amministrativi, ma anche OS. E poi al pronto soccorso tesi inaccettabili, l'interrogazione del consigliere regionale del gruppo misto Walter Zalucar in regione. Nelle notizie in breve, sportello per gli sloveni, martedì 27 e giovedì 29 dicembre, l'attività dello sportello unico per gli sloveni verrà sospesa per esigenze organizzative. Gli orari delle festività della biblioteca Molesi nel Museo Revoltella, questo è l'articolo del piccolo, e poi le aperture del Bioma di Miramare nei giorni di festa. Il saluto di Natale dei delfini, mamma e figlio vicini, arriva, non sono i classici tursioppi, bensì esemplari molto più rari da queste parti, già passati in zona d'estate, forse pure durante la barcolana. Queste volte sono spinti però verso la terraferma. E qui le foto dell'incontro ravvicinato testimoniato da una imbarcazione. Poi il Luna Park dal Tagadà all'Amore Express in moto a Valmaura, le giostre del Santa Claus Village, è stato montato ed è pronto ad accogliere chi ha voglia di fare un giro sul Tagadà, sugli autoscontri, eccetera. La mozione, divertimento incompatibile con la risiera di San Sabba. Il luogo per il Luna Park non è idoneo, prossimo all'unico lager nazista in territorio italiano, monumento nazionale dal 65, sede dell'omonimo museo dal 75. Abbiamo presentato una mozione che sarà affrontata in commissione a gennaio per impegnare la giunta ad escludere quell'area dalle prossime edizioni e individuare sedi più consone, così Riccardo La Terza, consigliere comunale di
Adesso Trieste che annuncia di aver preparato un testo sottoscritto dai colleghi Barbo, Altin e Ricchetti, tutti del gruppo dell'opposizione in Consiglio Comunale. Nelle notizie invece sportive che guardavo prima, la Triestina è viva e scappa, il Pordenone però la riprende e fa il sorpasso al 49esimo. Ottimo primo tempo della Triestina in vantaggio con Adorante, padrona del campo, Di Carlo indovina i cambi e nel finale beffa gli alabardati con Burrai e Piscopo. La Triestina ha fatto gol al 13esimo con Adorante, ha fatto un buon primo tempo, nel secondo è stata un po' schiacciata dal Pordenone che nel finale 89esimo e 93esimo ha prima pareggiato con Burrai da punizione e poi invece vinto con un colpo di testa di Piscopo su un cross dalla destra che non ha lasciato scampo alla Triestina. Ormai nei minuti di recupero non ha potuto fare niente ed ha perso la sua prima partita del girone di ritorno con il derby, nel derby contro il Pordenone. Vediamo casomai ora la partita e poi ci fermiamo per la sintesi ovviamente della partita, poi ci fermiamo per la pubblicità. Il castello della Triestina crolla negli ultimi 5 minuti di gioco. In vantaggio per buona parte della sfida, l'Unione si è fatta recuperare dal Pordenone nei minuti finali. Prima col pareggio di Burrai su punizione, poi con il gol del KO arrivato al 95esimo da Piscopo. Incomincia nel peggiore dei modi il girone di ritorno della Triestina, se dovessimo guardare solo al risultato e al bruciore di stomaco che provoca una sconfitta maturata in questi termini. Meglio a salvare qualcosa l'atteggiamento e la prestazione dei rossolabardati. A rompere il ghiaccio oggi è subito Adorante per gli ospiti che, cogliendo un'imprecisione avversaria, compie una girata e segna il vantaggio. Sulla scia del gol la Triestina con fiducia si propone in attacco in più di un'occasione, al 33esimo anche con la richiesta di un calcio di rigore non concesso. Il Pordenone si vede da calcio d'angolo ma con pallone spedito fuori. Stessa sorte per la sfera anche al 40esimo su tiro da fuori area. Gli ultimi secondi del primo tempo finiscono con l'Unione in attacco e col parziale fermo sull'1-0. Dopo l'intervallo sono i ramarri ad avere una buona occasione con lo specialista dei calci piazzati Burrai, il quale manca di poco il palo alla sinistra del portiere. Al 65esimo azione caotica conclusa dal Pordenone con pallone sopra la traversa. I padroni di casa spingono e vanno vicini al pari da calcio d'angolo. Nel secondo tempo sono più i neroverdi che i rossolabardati a creare maggiori occasioni, ma il fortino Giuliano tiene botta, almeno fino all'89esimo, quando il solito Burrai pennella alla perfezione dove Mastrantonio non riesce ad arrivare. Uno a uno e giochi riaperti, la Triestina ci prova timidamente ma l'adrenalina è tutta friulana, prima con un tiro bloccato in due tempi da Mastrantonio, poi con una zuccata di Piscopo a sancire la vittoria del Pordenone, che festeggia il successo ottenuto rimontando una discreta Unione crollata nel finale. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, oggi diamo il buongiorno e benvenuto all'assessore comunale agli affari generali e anche agli affari zoofili del Comune di Trieste, Michele Lobianco, ben trovato. Lobianco, buongiorno. Buongiorno, ben trovati a tutti i telespettatori. Oggi non c'è Emanuele Esposito che saluto con simpatia, mi permetterò non di sostituirlo ma insomma di rappresentare la parte zoofila oggi che è il venerdì insomma. Salutiamo Emanuele Esposito al quale ho chiesto se ha voglia, se ha modo ovviamente in base alla sua giornata di collegarsi per un saluto, anche per un augurio, vediamo se avrà modo di intanto di rispondermi e poi di, e poi di collegarsi con noi. E, ovviamente l'assenza di oggi di Emanuele non pregiudica i futuri venerdì dove continueremo con lui dalle 7:30 alle 9 nella nostra rubrica, anche alternando ulteriori ospiti in aggiunta alla sua presenza. E, restiamo in tema però, almeno all'inizio, poi assessore, sì, possiamo anche spaziare, ci mancherebbe. Ma sì, beh, ma insomma ho diverse deleghe, quindi potremo parlare di tante deleghe. Ecco. Come si chiude l'anno, il 2022, secondo quelle che sono state le attività del suo assessorato, nei confronti delle io dico attività in generale, no? Che come si sono potute organizzare, svolgere o pianificare anche pro futuro sul mondo degli animali, sia d'affezione che poi quelli che invece riguardano più la città. Beh, allora, quindi anche il randagismo, diciamo, certo, gattile, certo. Insomma, allora, per intenderci. Diciamo che ho avuto la fortuna di aver potuto implementare anche a livello di risorse umane l'ufficio zoofilo, che governa un grande mondo, diciamo, ecco.
un mondo composto a oggi con ben 23.290 cani registrati e chiaramente con un mondo anche felino, perché chiaramente l'assessorato che io ho, di cui ho delega, si occupa di fatto degli animali d'affezione, cani e gatti. La gestione invece del mondo felino vede la presenza di 744 colonie feline e di quelli che sono chiamati gattari in modo romantico, che sono i referenti di colonia, ben 311. Ho detto che ho avuto fortuna di avere qualche risorsa umana in più, perché chiaramente l'ufficio zoofilo adesso si va a rivedere, a rifare il censimento, uso il termine così, di tutte le colonie feline. I gatti, come tutti gli animali così, insomma, randagi, sono di proprietà, sono di competenza comunale, di proprietà. Ecco. Sono i famosi gatti del I sindaco. I gatti del sindaco. Che avevamo detto una volta. Che abbiamo, i gatti sono di proprietà del sindaco, comunque del comune, ecco. Infatti è elemento patrimoniale, questa è una cosa importante che bisogna sapere. Quindi ci sarà un nuovo censimento di tutte queste colonie feline e la sensibilizzazione dei gattari. Devo dire, anche lì abbiamo dei problemi, perché chiaramente l'età avanza dei referenti di colonia felina e quindi abbiamo delle situazioni complesse da gestire, perché anche loro vanno in pensione, ahimè, insomma, cioè, a un certo punto. E però io ringrazio ovviamente tutti i gattari, perché vanno a governare, a seguire tutte queste colonie. Onestamente il randagismo, anche il randagismo felino, sta lentamente esaurendosi, ci sono sempre meno gatti, questo dovuto a una campagna di sterilizzazione che noi abbiamo in campo. Quest'anno abbiamo sterilizzato 348 gatti, perché c'è una delle soluzioni per, chiaramente, quando vi è una proliferazione di animali, è quella di andare a sterilizzare. Quindi abbiamo sterilizzato 348 gatti. Quando voi vedete un gatto che ha un taglio su un orecchio, quel gatto, vuol dire, di solito è una gatta, viene sterilizzata e microchipata. Quindi, a fronte quindi di questo mondo così variegato, l'ufficio zoofilo, cioè io governo appunto tutta una serie di cose, tra cui, vedo che c'è una telefonata. Concludo la frase, poi arriviamo. Quello di arginare anche un fenomeno che è poco conosciuto, che però io desidero sottolineare e condannare, che è quello delle rinunce invece dei cani. Noi non abbiamo, grazie a Dio, l'abbandono di cani, ma abbiamo le rinunce, cioè, ecco, faccio un esempio tipico: una coppia si divorzia, si separa, un cane lo utilizza, ahimè, anche quello come arma di contesa e vuole restituircelo al comune. E quindi noi ci opponiamo in tutti i modi, o a quel punto, quando capiamo che la situazione non si può risolvere, andiamo a cercare aiuto a delle realtà veramente benemerenti come l'ASTAD, o come sono alcune realtà associative di volontariato zoofilo che cercano poi nella rete di poter riadottare questo povero cane che viene rifiutato. E poi c'è anche quel fenomeno che della facile adozione dei cani, no? Io sono sempre io sono sempre qui a questi teleschermi a dire che se volete un cane, il primo posto dove andare a cercarlo è nei canili della regione. Nella regione Friuli Venezia Giulia abbiamo oltre 500 cani che sono nei vari canili. Uno, quello convenzionato col Comune di Trieste, è quello di Brazzano di Cormons. Ma cosa accade? Che oggi è molto più facile prendere questo strumento, che è il cellulare, lo smartphone. Uno va lì, vede che ci sono tutti quei siti per l'adozione e quindi uno lo prende. Ma il cane va prima visto, come dire, va conosciuto, quindi il canile è il luogo più facile, no? Tu familiarizzi, lo incontri più di una volta, eccetera eccetera, e poi lo adotti. Mentre quando tu lo prendi con questo strumento, che è appunto ormai online, come si può comprare, non so, un maglione o non so, un pallone da basket, ahimè, se poi non hai anche una storia di esperienza che hai, insomma,
di familiarità con il mondo canino, ahimè, cosa succede? Che arrivano questi signori o signore che prendono i cani online e non li vogliono più. E allora io devo dire, mi arrabbio veramente, eh. Io proprio mi arrabbio, mi impongo, e poi lì, vabbè, a un certo punto è meglio che, insomma, a quel punto cerchiamo di riadottare. Allora, alla fine di tutta questa cosa voglio dire? Che a oggi i cani che sono ospiti presso il canile comunale convenzionato di Bazzano di Cormon sono 10, che devo dire che per una città di 206.000 abitanti è un numero veramente ridotto, che dimostra alla fine una grande sensibilità e civiltà dei triestini nei confronti dei cani, ma dell'amore verso i cani, dei cani stessi. Però l'attenzione a queste facili adozioni è molto molto alta. Ci arriviamo. E ringrazio nuovamente l'Astad, perché l'Astad, benché canile privato, ma anche, chiedo scusa all'interventore al telefono, ma anche l'azienda sanitaria con il canile di Via Orsera e quindi la dottoressa Colasanto e il dottor Erario, per creare una squadra che prende queste povere creature e li riusciamo a riadottare. Chiedo scusa, ma... Sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Ciao Giorgio. Prego. Tanti auguri intanto a tutti quanti e buona giornata. Allora, sono intervenuto per un fatto che ho sentito giorni fa. Allora, in primo luogo mi complimento con la Trieste Trasporti perché dà un servizio ottimale. E in più mi complimento per gli antichi, perché con le strade che abbiamo fatto sono eccezionali. Però ho saputo che loro hanno un problema per esplicare i propri bisogni. Non hanno bagno, non hanno niente da nessuna parte, ma non è possibile che un autista ogni giorno deve spendere circa euro per andare a fare qualcosa per le strade in un bar, perché giustamente anche loro lavorano, possono permettere sempre che vadano gratuitamente al bagno, no? Allora, siccome l'assessore so che si è interessato del bagno pubblico al cimitero, forse possiamo sensibilizzare il comune, la regione e chi di competenza per risolvere questo fatto. Ok, bene. Grazie. Prego. Grazie, buongiorno. E auguri. E la saluto, la ringrazio, e questa è una telefonata che e grazie anche per il tema mio del servizio igienico del cimitero e cimitare, è un tema, ed è vero, quando uno, gli autisti delle Trieste Trasporti, che io veramente ogni giorno ringrazio per quel servizio che svolgono, aprirei una parentesi, cari telespettatori, per chi segue da Trieste, cioè fare l'autista dei bus a Trieste è veramente un mestiere difficilissimo e complicatissimo. Io passo in scooter, io non vado nemmeno in macchina dove loro passano con i bus, penso alla linea 24, alla 33 che va su per Campanelle, a quelli di Via Bonomi, insomma sono veramente dei professionisti che vanno sempre salutati con affetto e ringraziati ogni giorno per quello che fanno, quasi un servizio taxi direi. Ed è il problema dei servizi igienici, perché loro al capolinea a un certo punto, come si fa? Non è che possiamo, ahimè, mettere in ogni capolinea un servizio igienico. Certo, si potrebbe, per evitare che appunto vadano a spendere dei soldini ogni volta per entrare in un bar, eccetera, bisognerà trovare una soluzione. Guardi, io raccolgo questa sua desiderata, che poi lei espone un desiderio ampio di tutti gli autisti della Trieste Trasporti. Farò un ragionamento con il presidente Marzi, o avrei qualche idea, ma non la posso oggi esternare e socializzare, perché allora sarebbe una fuga in avanti, e quindi, perché bisogna aiutare questi, appunto, gli autisti a evitare perlomeno la spesa ogni volta per entrare in un esercizio pubblico, ecco, un pubblico esercizio. La ringrazio e le faccio tanti auguri di buone feste. Assessore, tornando a quanto diceva prima, non ho capito, sono 500 i cani nel canile, ma 10 allora, no, di no, Trieste? Cioè, non ho capito questa... No, no, giusta osservazione. In Friuli Venezia Giulia ci sono tanti canili, no? Ce n'è, sono, li cito tutti per nome,
in quello convenzionato del comune di Trieste, di Brazzano di Cormos, ce n'è, il comune di Trieste ha 10 cani. Okay, ho capito. Quota del comune, cioè il comune di Trieste ne ha 10. Poi c'è il comune di Udine, il comune di Pordenone, il comune di Gorizia. Tutti ognuno ha i suoi, insomma. Ognuno ha i suoi nei vari canili. Il Friuli Venezia Giulia è pieno, cioè pieno, ha diversi canili. In questi canili ci sono cani che sono chiaramente tutti più o meno di proprietà, e sono di proprietà di tutti i comuni di Friuli Venezia Giulia, alla fine il numero è oltre 500, 500 e qualcosa. Allora, avendo tutti, e ce ne sono di tutti i tipi, guardate, di tutti i tipi. E quindi se uno deve avere un cane, è bene, guarda, io vi faccio un esempio, cari telespettatori. Un giorno viene da me un cittadino e si lamenta perché è andato in un canile privato della nostra provincia e non gli è stato dato il cane. E io gli ho detto, guardi, se non lamentandosi che quel canile era troppo severo nel voler dare in adozione il cane. E io gli ho detto, guardi, se quel canile, non lo cito per esempio, non le ha dato in adozione il cane, aveva tutti i suoi buoni motivi. Ma a un certo punto questo se ne andò in modo così. Andò a prendersi il cane e me in un canile oltre confine, i quali facilmente gli diedero un cane, e lui mi aggiornò che andò a prendersi questo cane, peraltro un pastore belga. Bene, cosa accade? Accade che di fatto, dopo neanche una settimana, lui restituì il cane al canile perché non sapeva più come gestirlo. Allora, in buona sostanza, i cani, gli animali, sono, come dire, delle realtà, cioè sono elementi delicati. Cioè, quando, ecco, è quel canile che gli fece una scheda, no? Perché quando tu vai a un canile ti fa una scheda, che lavoro hai, come vivi, quanti sei in casa, che casa hai, che hai mai avuto un cane, non hai, insomma, che, lo ha chiaramente, gli ha fatto una scheda e gli ha detto, no, guardi, lei non è coerente con... E infatti vide, centrò chiaramente il, come dire, il responso, centrò esattamente l'anamnesi, no? Okay, di questa, e questa. Allora, purtroppo accade che queste cose, come dire, vengono con il sistema online, questo è un po' più semplice, quindi abbiamo questa. Comunque, nei canili sono, questo è il numero, il Comune di Trieste ne ha 10, tutti i cani, dico subito, tutti sono adottabili, alcuni in modo assolutamente facile, con un semplice incontro, uno va lì, lo vede, ti salta addosso, lo accarezza e via, altri indubbiamente sono cani che hanno avuto delle storie orribili e che chiaramente hanno una loro situazione complessa di interlocuzione con il bipede umano che lo ha trattato male prima, e lì semplicemente con l'aiuto di un istruttore cinofilo o con un educatore, chiedo scusa, educatore è quello che educa ovviamente il cane, si può comunque adottare con dei percorsi quali? Quelli di andare più volte nel canile, socializzare con il cane, iniziare a entrare in simpatia, no? E magari con l'ausilio di persone, ormai poi i canili li hanno anche loro, insomma, con un istruttore, con un educatore, perché l'educatore educa il cane, l'istruttore educherebbe anche il bipede umano, no? Tutte queste cose, ma insomma l'insieme si possono adottare. Quindi questo è il tema. Non a caso, e do un dato interessante a livello giornalistico, noi abbiamo, il nostro ufficio zoofilo ha al mese processa ben 180-190 registrazioni. Cioè, cosa vuol dire? Che vi è un grande dinamismo, vuol dire che queste 180 pratiche, dai, vuol dire che ci sono, o ahimè, uso un termine brutale, passaggi di proprietà tra un detentore e l'altro, o delle adozioni o acquisti di cani. Quindi vi è ogni mese, al mese, anche 200, infatti abbiamo fatto l'altro anno 2.400 nuove registrazioni, cioè 2.004 cani che arrivano fuori Trieste, che sono ahimè questi cani che vengono passati, con quindi una vitalità notevolissima. Quindi questo è
mondo che poi, attenzione, non tiene conto degli stimati 60.000 gatti domestici che vivono nelle mura domestiche. Di solito a casa di un amante dei gatti non c'è solo un gatto, ce ne sono due, anche tre. Che il gatto fa meno notizia perché sta a casa. Il gatto fa meno notizia perché sta a casa. Perché sta a casa. Non lo vedi fuori. Però chiaramente anche quello è un mondo e che chiaramente è vivo e attivo. Non vi è l'obbligo del microchip, infatti il microchip è obbligatorio per quando noi andiamo a sterilizzare i nostri gatti. Però abbiamo una popolazione di ben 5.964 gatti, 5.964, con il microchip. Una grande parte di questi microchippati sono tutti quelli delle colonie feline, una parte sono anche di gatti di proprietà privata, che il proprietario, in modo volontario e non obbligatorio, microchippa. Questo serve soprattutto ai gatti che sono quelli che girano ogni tanto, vanno fuori di casa, no? Sono quelli delle casette. No? Io avevo un'amica che aveva un gatto di nome Pippo, il quale era il famoso telegattone, no? Cioè era il gatto che si arrampicava, lei abitava in una mansarda, si arrampicava su tutti i coppi e girava tutte i vari tetti del rione lì di sotto l'università. Ecco, quando tu hai un gatto che gli consenti di uscire, di andare, eccetera, allora lì magari la microcipatura può servire. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Allora, prego. Vorrei dire che la mia città non è mai vista così sporca di pipì, di cani e di escrementi, appunto, di questi cani, dappertutto. Sono tutti i muri, tutti gli angoli, tutta una città così sporca mai visto. Non si deve dare un numero di cani congruo, come quando io ero piccola, non c'era tutta questa pipì dappertutto, tutto è sporco, è fatto dai cani. Non dai gatti, perché i gatti insomma, ma dai cani, guardi, io non posso capire come si possa portare una città in questa maniera ridotta. Mi scusate e vi auguro buon Natale, io sono vecchia ma non ho mai visto una città così sporca e specialmente sporcata dai cani. Va bene, grazie signora, tanti auguri, buon Natale. Allora, prego, la saluto ovviamente, guardi, io sono a fare un esempio molto semplice, ho citato il dato prima dei 23.290, ecco, se veramente fosse, e quindi comprendo che in alcune zone ci sono gli incivili, i cani non c'entrano niente, sono i detentori dei cani, i bipedi umani che hanno il cane, no? Ecco. Però le posso dire una cosa, se lei pensa che con un numero così grande, se vi fosse l'inciviltà completa, chiaramente noi saremmo sommersi fino oltre la nostra testa, no? Di deiezioni canine. Per colpa di pochi, chiaramente, vengono attaccati tutto il resto, ma mi creda, io, ecco, lei ha detto a una certa età, eccetera, io ricordo quando ero ragazzo, bambino, ma io non ho mai visto nessuno a quell'età raccogliere deiezioni canine. Vi è una grande sensibilità cresciuta nel tempo, finché adesso, onestamente, indubbiamente ci sono luoghi, zone, casi, ma singoli, non diffusi, sulla raccolta delle deiezioni. E quindi non bisogna mai generalizzare, non vi è dubbio che vi sono casi, peraltro io li ho attenzionati, io ricevo delle segnalazioni. Attenzioniamo alcune realtà che sono quei casi proprio, ma sempre di bipedi umani, bipedi umani che vanno sanzionati, perché se no noi potremmo allargare a tante altre categorie di altre situazioni che chiaramente potremmo chiaramente dire, beh, ma allora sa, le sigarette buttate, le bottigliette, le carte, le robe,
Guardi, esistono tanti segni di inciviltà diffusi, questo va sempre attenzionato e seguito indubbiamente. Auguri, buone feste. Leggo una mail: grazie per aver messo le panchine al cimitero, colgo l'occasione per augurare a lei e a tutte le quattro buon Natale. Ah, grazie, la ringrazio tanto. Quello delle panchine in cimitero fa parte di una delle deleghe, sapete, io ho diverse deleghe, tra cui quella dei servizi cimiteriali. Ho inteso a un certo punto installare una decina di panchine, che sono le prime, poi ne metterò delle altre in primavera, perché chiaramente in un cimitero che è grande 23 ettari, potete capire che chi va a trovare un proprio caro, vuoi, insomma, che o più, perché di solito magari uno ha più cari o tombe da visitare, quindi si muove, avere un minimo, come dire, dove potersi sedere per riposare, ma anche per rimanere in raccoglimento, in un pensiero per i propri cari defunti, era qualcosa che io sentivo di fare. Sentiamo una telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, sì. Buongiorno, ecco, buongiorno. Buongiorno. Sono Luisa. Ah, signora Luisa, finalmente. La prima cosa, buon Natale. Auguri, a lei. Grazie, e il signore. Signora. Auguri anche la a lei. La guardi, mi è morto il mio can, il bolognese, proprio il giorno del mio compleanno. Da quel giorno non stavo bene perché sono anche anziana. E non avessi mai detto che mi mancara tanto una compagnia così, perché veramente con una tristezza, è dura. Allora mia figlia ha deciso che la mi prenderà un can, perché la mi telefonava sempre: mamma, dove ti sono? Come ti sta? Sono a casa. Ma come casa? Ti che ti piace andare fuori a camminare? Altro giorno di nuovo: mamma, dove ti sono a casa? Ma mamma, ti devi andare fuori, perché se no ti una depressione. E allora ho deciso, succede qualcosa, mi vuole anche mio figlio che ha due cani, quattro gatti, noi siamo tanto amanti degli animali. Ah. E una signora la me fa in cortile, la guarda, ma non ci dove c'ho il cane a questa età? Ho detto, perché? Io dico, cosa, deve morire? Ho detto, ti puoi morire prima di che ti ha 10 anni di meno. Bene, vabbè, brava. Sono più giusta, okay. No? Vero? Brava. E mi non vedo ora di abbracciarlo, non vedo ora che ne cammini qua per la casa, è tristezza senza. Ma lo prendete, signora, lo prendete della mancante da tanta compagnia. Lo prendete della stessa razza, uguale? Mi scusi, la sa, veramente, no, mi vergogno a dire, volevo andare anche in canile. Però mia figlia, perché mi ho detto, mi manca più, mamma. Allora mia figlia sembra che la bacciolo in quei allevamenti, sì. Non so, verso Friuli. Vabbè. Lo c'ho uguale, lo chiamerò più, ma così penserò che non è morto. No. Mi dispiace, però. Dico sì, grazie, ciao. Signora, grazie e auguri. Signora Luisa, no? Sì, signora Luisa. Allora, finalmente, perché la signora Luisa, io la sento sempre, perché io seguo sempre Tele4, quindi la signora Luisa fa parte di tutta un gruppo di persone che seguono e intervengono. Beh, io avevo un cagnetto, un bastardino di nome Charlie, 17 anni, e posso capire cosa vuol dire quando, guardi, no, se adesso penso all'ultimo momento della vita di Charlie, guardi, mi viene da piangere. Quindi conosco cosa vuol dire, so cosa vuol dire avere un cagnetto, la vita è sempre piena, è sempre riempita, e si è sempre vivi e ti porta poi, però, come dire, a essere sempre attivi, a portarlo a spasso, a fare soprattutto. Quindi fatto bene a prenderlo e gli ha risposto bene a quella. La vita è lunga, avanti, bisogna sempre guardare, come dire, con un'ottica molto infinita. Quindi fa bene, lo prende, poi lei, vede, lei è il tipico caso, adesso parliamo anche di cose. Cioè lei prende questo cane, ha anche dei figli, ha un assetto familiare solido, e quindi il cane comunque può contare su di lei, sui suoi figli, eccetera, eccetera, nipoti. E quindi è giusto che lo prenda e se lo coccoli, guardi, quando arriva Piuma, gli dia una carezza da parte mia. Ecco, facciamo così. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
Siamo alla diretta 8 e 9 minuti di venerdì 23 dicembre in compagnia dell'assessore comunale Michele Lobianco. Vi ricordo che poi seguiremo dalle 10 in poi, ma con inizio previsto, fissato alle 10:30 dalla Regione, la conferenza stampa di fine anno e dicevamo anche di fine mandato, visto che si andrà alle elezioni fra qualche mese, del presidente Fedriga e della sua giunta. Torniamo invece a quelli che sono i nostri argomenti. Abbiamo anche diverse mail da leggere. Buongiorno, segnalo che il cestino dedicato alle deiezioni dei cani in via Boccaccio, sulla salita per via Udine, è sempre pieno e pertanto puzzolente scendere di là. Ogni quanti giorni devono passare a ritirarli? Sarebbe da controllare se viene fatto, e se sì, allora bisogna aumentare la frequenza Via dei passaggi. Boccaccio, c'è anche un numero civico, no? Via No, Boccaccio, dedica vabbè. via Boccaccio sulla salita per via Udine. Salita via Udine, ma guardi, Il cestino. via Udine, Così cestino, gliel'abbiamo segnalato, raccolto. assessore. Un'altra mail dice: buongiorno, buon Natale a tutta la redazione, all'assessore Lobianco. Spero vivamente che i fuochi artificiali di Capodanno siano silenziosi, sia per il rispetto degli animali domestici che anche per gli uccelli e tutti gli animali selvatici. Poi vorrei chiedere all'assessore cosa pensa della proposta del governo sulla caccia agli animali selvatici in ogni tempo ed in ogni luogo. Grazie ancora, auguri, Roby. Allora io parto dall'ultima della caccia Come preferisce. e dopo parto. Beh, allora, io sono già contrario alla caccia in genere, completa, quindi si figuri cosa penso di questo provvedimento. Io sono un acerrimo nemico della caccia, acerrimo, insomma. Sono contro la caccia. Quindi quando ho sentito questo provvedimento, io non ho i capelli, ma capisce che i miei capelli, se quei residui, proprio li sto perdendo. E quindi le ho dato la risposta, insomma, dovremmo fare una trasmissione sul tema caccia che mi vede nettamente veramente fortemente contrario. Quindi, mentre su quell'altro, guardi, io sono contrario a tutti i fuochi d'artificio possibili, ma ahimè questa è una posizione isolata mia, ecco, ve lo dico, io sono contrario. Abbiamo tentato anche in un'era passata quelli silenziosi, ma di fatto non sono stati silenziosi. Io auspicherei, io sempre dico, insomma, ai colleghi di giù, al collega, insomma, ai vari colleghi in giunta di trovare una soluzione, ma soprattutto a chi si occupa delle manifestazioni, insomma, di trovare altro tipo di spettacolo, ma certamente se esistessero proprio silenziosi, silenziosi sarebbe ben d'accordo. Ma auspicherei altro tipo di spettacolo, ma ahimè, questa è una posizione che, ripeto, assolutamente isolata e che mi vede poi contrario proprio ai fuochi d'artificio, insomma, ecco. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. Posso? Sì, prego. Sì. Allora, io volevo sapere una cosa. Perché in alcuni negozi alimentari, se puoi portare il cagnetto in borsa, nel suo trasportino, messo che non se ne vedi che la testa, il mio ha 8 kg, piccolino, Come si piccolo, chiama? bassottino. In alcuni negozi, tipo PAM, Lidl, non so cosa ancora, non è possibile portare il cane. Cioè, ti fa osservazione, non se devi signora, la sa, che non se, ma ti dico così in borsa, non sporca, siccome che fossi una personcina, un bambino, Ok. niente da fare. Come si chiama il suo cane? Mi vado in tutti i despar, se poi. Non facciamo nomi, signora, non è molto. Non Allora, no, niente, in alcuni se poi. le rispondo, questa è una osservazione. Beh, intanto Grazie signora, intanto. signora, un saluto, adesso le rispondo. Allora, la legge consente di poter entrare in tutti i negozi. Ma la legge altresì consente agli stessi negozianti di poter con comunicazione al comune, all'azienda sanitaria, dire: io mi avvalgo della facoltà di non accogliere i cani. Cioè, la legge ha ribaltato la cosa, consente a tutti i negozi alimentari e non alimentari di poter far entrare i cani all'interno dei loro
e pubblici esercizi, ma altresì consente con semplice comunicazione di vietarne di avere una deroga. Una deroga, bravissimo. E quindi e lei, no, lei la vadi dove la fa entrare e così l'ha risolto. Più o meno. Tutto là, ecco, tutto là per risolvere. Cosa vuole? Perché questo è, come dire, la mediazione che hanno trovato i legislatori. Ecco, tutto qua. Allora, un saluto. Velocemente una mail e poi subito la prossima telefonata. Buongiorno carissimi, in merito all'adozione sarebbe d'uopo, quando si consultano i siti per l'adozione, di mettere a fianco delle foto della creatura pelosa, per quanto sia possibile, le caratteristiche, descrizioni, salute, eccetera. Vorrei lanciare la proposta di mettere in un registro regionale le scuole di addestramento cinofilo. Non so se ce n'è già, se c'è già uno strumento del genere, ma sarebbe senz'altro utile. Ossequi Enzo. Sì, beh, ma un portale dedicato, diciamo, chiamiamolo. Guardi, noi come comune sul nostro portale abbiamo appunto le descrizioni del cani, eccetera, eccetera. Gli altri, è una giusta osservazione questa, come si chiama il signor Enzo? Enzo. Ecco, del signor Enzo, che ecco, giustamente è bello, che sarebbe bene scrivere veramente tutto, una carta d'identità vera di quel cane, così eviteremmo anche appunto poi di scoprire, quando poi uno lo adotta eccetera, di scoprire altre cose. Quella invece dell'albo, beh, questo è un tema regionale, potrei dirle, guardi, fare una battuta, se io mai dovessi aver fortuna di andare in regione alle prossime elezioni, terrò conto di questa sua proposta, che è un tema regionale, insomma. Sì. Diciamo che lei ha colto e la regione governa poi a livello legislativo questo tema, avendo però anche fonte nazionale. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sentite? Buongiorno sì. Emanuele. Buongiorno a tutti, buongiorno. Oh Emanuele, ben sentito. Mi ha aiutato la grafica preparata da Franco Torricelli regia a capire che fosse Emanuele al telefono. Buongiorno, sì, ben trovato. La voce non è delle migliori, visto che anch'io sono stato vittima di questa australiana che gira. E quindi purtroppo ho dovuto dare forfè di nuovo dopo la settimana scorsa, anche oggi, però sapevo che c'era l'assessore Lobianco, quindi ho detto sono andato sereno, ecco. Che oltretutto l'assessore Lobianco l'hai invitato tu. Sì, 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 è vero, dovevamo noi, fare la noi la poi ci siamo sentiti ieri, trasmissione prenatalizia. No, non riesco a essere un degno tuo supplente, però insomma cerco di dare le migliori indicazioni. Grazie, possibili. Troppo gentile. Ecco. Comunque volevo dire che gli albi per gli istruttori, in realtà ci sono i due gruppi principali, vabbè, l'ENCI, che è quello dove sono scritto io come istruttore cinofilo, e c'è tutto l'elenco degli istruttori in realtà in tutta Italia. Quindi si va sul sito dell'ENCI e si trova tutto l'albo degli istruttori registrati, e poi ci sono l'AXEN e altri gruppi che si sono formati dopo, e quindi ci sono questi elenchi. Sono, chiaro, per chi non lo sa è un po' più difficile consultarli, è un po' più per gli addetti ai lavori, come diceva l'assessore Lobianco, se poi si riesce a trovare un sistema migliore. Sì. Certo, diventa meglio. Bellenga. Una struttura Ecco, io preannuncio peraltro che sto lavorando, e questo è un annuncio di notizia, ma dopo si dice gatto quando è nel sacco, quindi, uno strumento digitale, sto costruendo uno strumento digitale che è di facile comunicazione, ecco, quando lo stanno costruendo i miei uffici in comune, che potrà anche dare risposta a questo tipo di sollecitazione, insomma. Su questo, però colgo l'occasione per dare anche un'altra notizia, che ieri è partita la procedura di gara per quattro interventi importanti a Trieste, per aree di sgambamento, riqualificazione di aree di sgambamento. Allora, una riguarda la Villa Engelmann, e quindi andremo a creare quest'area di sgambamento tanto ma tanto desiderata sul pastino più alto della villa, e che creerà finalmente un minimo di regolarità, perché so che ci sono, ecco lì in quella bellissima villa, in quel bellissimo giardino, vi è una certa conflittualità tra i proprietari di cani e coloro i quali invece vanno, e gli altri, ecco, e quindi cercheremo con questo anche di dare un po' ordine
a quel luogo. L'altra di sgambamento è quella del giardino Antonologhi, insomma il giardino che è tra via Valmaura e via Carpineto. Certo, sì. Ecco, e poi andiamo a rifare le palizzate di tutta l'area di sgambamento di via della Mandria o Piccina, perché erano basse. Vi ricordate che c'è stato il caso del cane che è saltato oltre? Perché quindi andiamo a rifare tutta la recinzione. E poi in via San Marco, nell'area di sgambamento di via San Marco, andiamo a creare la doppia bussola d'ingresso, la bussola d'ingresso vuol dire doppio ingresso, per evitare che i cani poi escano immediatamente fuori sul marciapiede, e a riqualificare parte della stessa, perché chiaramente ha bisogno un po' di un riaggiornamento. Questo è il primo, ieri è stata, come dire, partita la procedura di affidamento, perché poi il costo è molto ridotto, quindi è un sistema di gara molto più snello, e quindi insomma i lavori partiranno a breve, e comunque finalmente insomma inizieranno, ci saranno delle risposte di quel tema, e quindi questo dal punto di vista di ciò che chiaramente riguarda il tema zoofilo. Poi io mi occupo anche, ma essendoci Emanuele Esposito, non voglio cambiare elemento animale, ma mi occupo anche delle zanzare e dei ratti, come sapete. Abbiamo fatto fare un controllo di quante mangiatoie per ratti abbiamo posizionato in città, siamo arrivati alla soglia delle 1500, che sono veramente tante, perché dovete pensare che la ditta deve poi fare un giro ogni tre settimane, girarsi tutte, praticamente sempre lì a controllare queste benedette mangiatoie. E poi quante ne sono state rubate? Oh, guardi, il conto di quelle che vengono rubate ormai mettiamo già in previsione, tra rubate e ancora peggio danneggiate eccetera. A metà normalmente no, si è abbassato, c'è stato un anno ce ne hanno rubate, tra rubate e danneggiate oltre 700, era una cosa tremenda, una roba tremenda, so perché un anno era così. Adesso la media sono sulle 200-220 eccetera. Ok. Perché là basta, tu vai là con un tronchesino, sì, no? Certo. Tiri via la fascetta e porti via. E poi è stato di nuovo riappaltato l'appalto per la disinfestazione delle zanzare, no? Che ha due sistemi, l'adulticida e l'erbicida. L'erbicida tu devi mettere delle pastigliette dentro gli scoli d'acqua, quelli fognari dei giardini, ovviamente parliamo di aree pubbliche, non private ovviamente, di giardini. Sì, certo. E invece l'adulticida noi andiamo nei giardini di notte e in quelli che sono i cosiddetti solchi vallivi umidi, di cui il più importante a Trieste è quello che sale dal cimitero fino a su a Campanelle, e lì la notte, oltre che andare all'interno del cimitero, ma in tutta la zona lì attorno al cimitero, siamo lì a disinfestare, ovviamente non adesso in inverno, sì, ma da primavera fino a ormai con il clima ormai cambiato, fino a settembre. Quindi anche lì la gara di affidamento è andata bene, e quindi insomma stiamo governando anche questo luogo. Emanuele, noi ci vedremo magari la prossima settimana, sperando che l'influenza sia passata. Sì, no, spero proprio di sì, anche perché già oggi volevo presentare il testo della petizione, quindi prossima settimana allora sfrutteremo con la fine dell'anno e darò il primo appuntamento dopo l'Epifania per la firma di persona. Benissimo, benissimo. Bene. Allora, grazie mille, volevo fare gli auguri a tutti i telespettatori, all'assessore ovviamente, a te Bernardo. Grazie, che tanti auguri ricambiati con tanto affetto. Tutte le vostre famiglie. Molto gentile. Un abbraccio affettuoso e spero che questo che ti liberi di questa australiana, ecco, che non è. Speriamo, dai. Ecco, che è l'influenza ovviamente. Sì, certo. Tante no, ma sai perché. ormai qua. Nei termini femminili bisogna andarci. L'australiana non è una mula australiana. Esatto. Che noi peraltro a Trieste abbiamo anche una certa. Anche mio papà è andato in Australia, quindi poi sono. Abbiamo una bella comunità. Abbiamo una comunità
Ecco, ecco, quindi l'australiana è un'influenza. Alla fine è come me che ormai vengo, sai che adesso io devo sempre presentarmi, mi chiamo Michele Lobianco, perché anche l'altra volta, una delle volte, ma io era un assessor calvo con gli occhiai a Telequadra. Ho capito, ma di nome è Lobianco, no? Io anche sono quando... quel dei cani di Telequadro, quindi alla fine ecco, per o quando celebro i matrimoni, adesso io mi presento meglio, perché anche quando celebro i matrimoni, soprattutto con le mascherine fino a qualche tempo fa, certo. Ma chi ha sposato i muli? Ma era un assessor calvo con gli occhiali. L'Australia, bisogna sempre chiarire, dare il nome, Lobianco. Grazie Emanuele, Emanuele, una carezza a tutti, ai tuoi simpatici quadrupedi, ovviamente. Grazie Emanuele Esposito, tanti auguri ancora ricambiati e ci vediamo la prossima settimana come ogni venerdì mattina. Ecco. Assessore, altre mail perché ne stanno arrivando numerose. Se no davo altra cosa. Buongiorno Sveglia Trieste, chiedo all'assessore Lobianco se può interessarsi per la sostituzione dell'ascensore della casa dell'anziano Bartoli, visto che l'ascensore vecchio non funziona da tempo a causa della mancanza dei pezzi per ripararlo. Allora, su questo tema ovviamente è competente l'assessore Carlo Grilli, che è persona attenta su questo tema, insomma, su questi temi, ma a memoria, quell'ascensore aveva proprio un problema di pezzi che ormai non si trovano più, e quindi lo riferisco sicuramente all'assessore, mio collega Carlo Grilli, che è bravissimo ed è impegnatissimo sempre a dare immediate risposte, e gli riferisco, gli rigiro questa cosa qui. Me ne occupo, insomma, lo chiamo, ma temo che lì ci sia un problema proprio di pezzi. Voi sapete che adesso io vi farò sorridere. Io ho uno scooter, no? Certo, ha qualche anno. Si è rotto il cavo dell'acceleratore e il meccanico mi ha detto, guarda, che se si rompe ancora una volta è difficile trovarlo, perché ha fatto salti mortali per trovare un cavo dell'acceleratore, perché ormai le produzioni, ormai viviamo in una società che brucia tutto, consuma tutto, butta via tutto, compra uno nuovo. Quindi figuriamoci questo ascensore che secondo me è datato di un bel po' di anni, poi aveva una geometria, una ingegneristica particolare, secondo me era obliqua, insomma, vabbè, tutta una cosa. Vediamo, me ne occupo. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Luigi. Sì. Buongiorno. Buongiorno, signor Luigi. Niente, volevo dire che qua in Rione, Chiarbola, in Fariore, via Capodistria, via Baiamonti, sarebbe bisogno di una zona per cani, che siamo completamente senza, perché cani non mancano in questa zona. E sarebbe, non so, opportuno forse farlo su un pezzo di terreno in fondo al campo di pallone, alla fine c'è un pezzo verde che una volta era adibito a percorso salute, e sì, adesso invece è tutto rotto, è tutto sparito il percorso salute, è un punto che di ritrovo, diciamo, di padroni con i cani, e là se fosse recitato sarebbe opportuno fare là, penso, un ritrovo di cani recitato in sicurezza. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Allora, signor Luigi, lei ha detto una cosa assolutamente giusta, perché io spesso ricevo segnalazioni di residenti, di residenti che hanno i cani, soprattutto per tagliare l'erba, immagino sempre là o comunque da quelle parti là, perché poi vi è un utilizzo appunto per i nostri amici a quattro zampe di quelle aree, di quelle aiuole, di quei luoghi. Io ho preso nota, verifico se non è già nelle aree di sgambamento previste, ne verifico volentieri la fattibilità, insomma, non vi è. Laddove è possibile, ecco, questo, laddove è possibile governare, ecco il termine così, governare queste situazioni con delle aree di sgambamento, insomma, con dei luoghi dedicati, insomma, no? È sempre cosa buona, e quindi prendo nota, andrò a fare un sopralluogo a capire bene, no, le caratteristiche, eccetera, perché sarebbe interessante, perché ripeto,
ho diverse segnalazioni. Questa è l'area, assessore. Ecco, ho diverse segnalazioni, sì. Campo di calcio di via... Campo di calcio, sì, ecco. Viene Marcossetto in questo e caso. E poi lì c'è quell'area lì. Io prendo nota e, ripeto, andrò a fare un giro, perché poi lì, vede, se questa è l'area, signor Luigi, se questa è l'area, peraltro è anche all'interno di un contesto, insomma, protetto, insomma, non hai subito una strada a scorrimento veloce, quindi si potrebbe proprio inserire. Ma verifico, perché forse è nel piano strutturale, insomma, delle aree di sgambamento. Lo verifico volentieri. La ringrazio e le faccio tanti auguri. Questo è, come abbiamo detto, ma campo di calcio proprio... a 7, via Norma Cossetto, via sì. Capodistria, insomma, siamo da quelle parti là. Dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo ancora diverse mail da leggere, le leggeremo, speriamo, tutte fino alle 9 in compagnia dell'assessore Lo Bianco, tra poco. Riprendiamo 9:09. Sono già andato alle 9, assessore. No, mi scusi, no, non è che volevo cacciarlo. 8:34 minuti di questa mattina. Abbiamo tante mail, come le dicevo, alcune sono anche soprattutto auguri. E fa piacere anche leggerle. Infatti Roberto scrive: "Buongiorno amici, volevo farvi gli auguri di Buon Natale e buone feste a tutti voi." Poi ci riscrive Enzo, che ha scritto prima: "Lo sapevate che gli Stati Uniti al momento del ritiro dell'Afghanistan 20 cani addestrati ai vari compiti sono stati abbandonati al loro destino? PS, invito ad ascoltare la prima avvito l'ascoltatrice di prima a destreggiarsi fra i bidoni della raccolta porta a porta sui marciapiedi, dove è svolta tale modalità, poi ne possiamo discutere", sempre su quello che erano le deiezioni. Un'altra mail dice: "Buongiorno, volevo chiedere al suo ospite se sa qualcosa del bonus animali a chi ha un ISEE basso, se è vero e se sì, da quando entrerà in vigore, come ne si invia poi la richiesta", adesso forse facciamo passi avanti ulteriori, ma insomma se c'è qualche notizia animali, casomai lo forniamo. Ecco, questo non ho la risposta, ecco, su questa cosa del bonus animale. Poi ancora, buongiorno Bernardo a te e all'amico assessore Michele Lo Bianco. Penso che il numero dei gatti nelle famiglie triestine siano molto di più della cifra conosciuta a tutt'oggi. Io ad esempio nel mio giardino ne ho ben 23. Tutta colpa di una gatta poco seria che qualche anno fa mi ha lasciato ben 5 gattine femmine che in seguito hanno fatto il resto. Non li sterilizzo e sono contento dei miei pelosi, anche perché spero che un giorno si arrivi ad una legge che possa dove possano votare anche loro. A parte gli scherzi, buon Natale e buone feste a tutti voi. Giorgio Marchesic, che Giorgio colgo l'occasione per salutare, ringraziare e augurare lui e famiglia tante care feste. Faccio gli auguri a Giorgio Marchesi, che è un, come si vede dal numero di gatti, è un gattaro incallito, un grande gattaro, nel senso che ha una grande famiglia di gatti che alimenta, cura e segue. Dopodiché ormai io direi che è bene che sterilizzi, insomma, tutte queste femmine, perché sennò proliferano, no? Ecco, allora, con l'auspicio di una sterilizzazione di tutte le gatte femmine, saluto con affetto il buon... perché poi di buon Giorgio Marchesic, che viene visto sempre come uomo politico, poi dietro l'uomo politico c'è l'uomo, in questo caso ha la grande passione dei gatti, che io peraltro conoscevo, ma insomma è bene sottolinearla. C'è... un abbraccio affettuoso, ma vai a sterilizzare, inizia a sterilizzare, se no da 23 diventeranno 46, esatto. Eccetera, eccetera, poi dopo dovrai regolamentare anche i tuoi, come dire, la tua oasi felina, diciamo, ecco, mettiamola così. Dietro al politico Marchesic c'è una brava persona. Ma sì, ma Marchesic è simpatico, è bravo, è coccola. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Dopo darò io una notizia, accoglierò l'occasione. Va bene, qua. Prego, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Niente, andiamo avanti con le mail, assessore, perché ne stanno arrivando numerose. I fuochi disturbano e spaventano anche l'avifauna già provata d'inverno, sì, per le temperature e la carenza di cibo. Insomma, è peraltro innegabile. Peraltro, i fuochi, quelli che si comprano, sono vietati, c'è un'ordinanza che vieta l'esplosione di botti comunque. Ecco, quella, almeno quella, che poi è difficile da controllare, è una cosa. Ma vi è l'ordinanza che vieta l'esplosione di tutti i corpi esplodenti. Altra mail: "Un buongiorno ai cittadini e a tutto lo staff di Tele4. Michele,
Siamo in due che non ne piasi fuochi d'artificio, tacchemos al tram, immagino. Ecco. Ciao anche a te, ancora serene feste ai nostri concittadini, ci scrive Corrado Tremul. Via saluto mail. L'amico Corrado, affettuosamente. Poi, chiedo scusa, mi si è aperto qua. Ok, buongiorno, sembra poca cosa, zona supermercato, Famila, queste immondizie sono lì da un mese, non lamentiamoci poi se ci sono i ratti, evidentemente qualcuno per pulire non passa, e ci allega la foto di alcune. Famila dove? Quale? Perché solo una a Trieste. Vedo solo una saracinesca con un sacchetto dell'immondizia. Scusi, il mio errore, perché non frequento. Famila sarà in Valmaura, dai. Valmaura, credo. Altra mail, Arecani, buongiorno auguri, vorrei chiedere all'assessore come mai, dopo un anno che non ci siamo sentiti telefonicamente, nulla è stato fatto per riqualificare il giardino Eleonor Fini in via Boccaccio. Il campo di patate è ancora presente, le buche enormi pure, i padroni continuano a portare i cani fuori dal recinto, viste le condizioni evidenti dell'area, i cestini appositi sono zeppi di sacchetti con le deiezioni, ogni quanto vengono a svuotarli, cordiali saluti e buone feste, allegata la foto aerea, che ora apriremo in qualche modo. Del giardino di via Boccaccio. Allora, il giardino di via Boccaccio vive chiaramente una situazione complessa per, come dire, tutta la gestione di chi porta i cani, e cerchiamo in tutti i modi di trovare delle soluzioni, ma il tema poi, come giustamente dice il telespettatore, è il selciato, no? Cioè il terreno che viene, ahimè, viene chiaramente utilizzato e i cani chiaramente vanno lì a grattare. Noi andiamo a chiudere le buche, poi si riapre, eccetera, eccetera. È una situazione complessa, risensibilizzerò insomma gli uffici. Certo, però adesso mi scrivo anche quello svuotamento cestini Leonor Fini, questo no, insomma, questo almeno questa cosa deve essere fatta con una sua caducità che dia insomma una risposta insomma di igienico sanitaria, insomma. Chiaro. Quando finisco la trasmissione telefono alla mia funzionaria, gli dico di andare sia lì che da un'altra parte che mi è stato detto. Altra mail che dice: buongiorno, esprimo due richieste, una riguarda i marciapiedi dissestati, non avete idea del disagio che vivono per spostarsi le persone con passeggini, carrozzine ed ambulatori, è possibile provvedere al rifacimento di questi marciapiedi? Seconda richiesta riguarda le fermate degli autobus, i quali sono costretti a fermare lontano dai marciapiedi causa auto posteggiate, con un dislivello notevole tra lo scalino e la strada. Perché non creare delle isole come quelle in via Baiamonti o in alternativa maggiori controlli e multe alle auto posteggiate in zona fermate dei bus? Ci sono molte persone che si spostano con la macchina a causa di questo dislivello, specie le persone disabili e anziane. Una città a misura di tutti e segno di civiltà. Grazie, buon lavoro, auguro di buone feste, Ornella. Allora, primo tema è asfaltare i marciapiedi. Beh, quello indubbiamente lei ha ragione, bisogna provvedere con questa manutenzione che vede Trieste avere non so quanti chilometri e chilometri di marciapiedi, allora tu ne asfalti uno però ne rimane sempre un altro, quindi su questo bisogna avere certamente una buona cura e una buona attenzione nella gestione delle asfaltature dei marciapiedi ammalorati. Per quanto riguarda quella di cui la signora, come si chiama, che mi è scusato? Ornella. La signora Ornella ha raccontato, era la famosa isola che aveva creato Nonno Berto, poi non so, parliamo di cose di tanti anni fa, in via Baiamonti. Bisognerebbe tenere libere in realtà le fermate degli autobus, questo sicuramente, e livellare in coerenza con l'altezza dell'autobus diventa complesso, ma già liberare, ecco lì, in altre città ho visto che sono state utilizzate invece della polizia locale gli stessi dipendenti delle aziende consorziali di trasporti o altro tipo di soluzione, perché insomma anche lì bisogna avere tanti vigili per per far rispettare questo tipo di infrazione che è deplorevole, perché tu vedi sempre quelle macchine occupare, quindi, ma già uno, ecco, già chi non ha problemi di ambulazione deve fare il giro. Raccolgo
raccolgo la sua segnalazione laddove manutenzione e marciapiedi non si discute, e questo è uno dei temi che affligge spesso la soluzione, no? Cioè affligge spesso, come dire, la reale soluzione, perché devi avere o tanti vigili o altri soggetti che abbiano autorità sanzionatoria. Ecco, quella sarebbe la soluzione. Altri soggetti che sono gli stessi che lavorano con la testa dei trasporti che sanzionano. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. E all'assessore Lo Bianco. Buongiorno. Auguroni di un sereno Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. Grazie, tanti auguri signora. Volevo una cosa, Lo Bianco, chiedere per cortesia. Su questa legge dell'abbattimento degli animali selvatici permessi tutto l'anno, io non lo so se è solo dei cinghiali o d'altri, però io il petto di carne me lo mangio comunque, non è che sia ma sono animalista. Allora, non vorrei però, a parte gli animali, che passeggiando per il Carso mi ritrovassi impalinata da qualche pseudo cacciatore, come si trovano adesso, sono vestiti tipo forestali, ma non sono forestali, col berretto con l'unghia davanti, col frontino davanti, e tirano, anche se ci sono delle persone. E poi non capisco questa legge, perché hanno detto anche nelle città, insomma, comincia a essere un po' pericoloso, perché non si sa chi si dà in mano. Voglio sperare che questo sia solamente per le guardie zoofile o per la forestale, non per tutti quanti indistintamente, perché veramente verrebbe fuori un disastro e pericolo anche non solo per gli animali, ma anche per quelli a due gambe. Ringrazio e nuovamente un sereno Natale a tutti quanti e arrivederci. Grazie e tanti auguri signora Nivea, buona giornata. Allora, un saluto affettuoso alla signora Nivea, che peraltro abita in un luogo incantevole e che madre natura ha donato boschi e anche lì solchi vallivi, dove ci sono ovviamente, c'è una fauna selvatica viva e vitale. Io devo dire, finché, allora, ho già tratteggiato un intervento precedente, che io sono contrario alla caccia, quindi tutto ciò che arriva dopo per me è chiaramente decreta la mia condanna. Quindi io non so, io devo leggere quando sarà approvato, cioè quando sarà approvato avremo il dato, l'elemento legislativo chiaro. Perché per adesso è stato approvato in Commissione Bilancio, ecco, della Camera. Allora, è stato approvato in Commissione Bilancio della Camera. Bisogna studiarsi sta roba, certo è preoccupante, ecco. Perché come ha detto lei, se io, insomma, già, ma io parto già dal presupposto che sono contrario alla caccia, ma che si possa andare in giro per le città, io ho capito perché è stato proposto, perché mi pare che a Roma e altri ci sono i cinghiali che girano per casa, insomma, girano in giro per i rioni della città, ma un conto, insomma, certi processi vanno governati, insomma, non è che adesso uno fa una legge omnicomprensiva, ma insomma, guardi, signora Nivea, mi auguro che vi, insomma, una volta letto questo benedetto provvedimento di legge, che già io condanno, mi auguro che non vi sia veramente una sorta di, faccio un termine, una doppietta in libertà, ecco, cioè doppietta in libertà che iniziano a sparacchiare di qua e di là, mi auguro di no. Peraltro racconto una cosa che mi è successa a me tanti anni fa, quando ero consigliere circoscrizionale. Ero andato a Basovizza a fare una, ah no, ero consigliere comunale, ero andato a Basovizza a correre, no, sai che noi, a un certo punto ero oltre dove c'è, insomma, verso il parco Goldboiner, insomma, in un'area lì, in una radura, a un certo punto mi sono buttato a terra perché c'erano i cacciatori che facevano il pronto caccia. Il pronto caccia avevano liberato dei fagiani e poi andavano a cacciarli. Lei può già immaginare qual era il mio pensiero. A un certo punto io sono capitato in questa battuta di caccia, alle 10 del mattino, perché a quell'ora io andavo a correre, di domenica. Allora, questa esperienza, se la potessimo solo immaginare, tradurre in zone, insomma,
in zone nostre limitrofe, ecco, dove abita lei, che ha un bosco, che c'è il monte, eccetera, eccetera. Ma insomma, guardi, mi auguro che alla fine sta roba salti, ecco, insomma. Okay. Mi auguro che venga depennato, non so, venga... Non passi, insomma. Che non passi, eccetera. Non venga inserito. La metto così. Chiedo un attimo alla regia se può riprendere il servizio del Ferrini, visto che anche lì purtroppo abbiamo visto animali selvatici in quello che era il campo del Ponziana, così lo facciamo vedere anche all'assessore Lo Bianco. Il no della Triestina al project financing per quello che è, era il progetto proprio dell'Unione di riqualificare il campo Ferrini di Ponziana. Se il servizio è pronto lo mandiamo, eccolo qua. La Triestina non intende proseguire nel progetto di riqualificazione del Ferrini di Ponziana. Il campo ormai abbandonato da anni era prossimo a essere rivisto in modo molto importante. Campi, spogliatoi, foresteria, un punto di ristorazione e locali dedicati al wellness e alla medicina e dello sport. Tutto questo di fatto sfuma in virtù della scelta della proprietà dell'Unione, che in definitiva non ha dato seguito alla volontà dell'ex presidente Biasin e dell'ex amministratore unico milanese. Voglio ringraziare la nuova proprietà della Triestina che in tempi rapidi ha fatto chiarezza, non è un progetto che interessa andare avanti, quindi ringrazio su questa risposta che è arrivata anche appunto nei tempi che avevamo chiesto, che entro il 31 dicembre, quindi adesso al netto di alcuni passaggi burocratici che porteremo in giunta nel mese di gennaio, quel project si ferma qui. Il comune dunque si trova appunto e a capo, ma con 1.200.000 euro già accantonati per partecipare al project financing, ora spendibili per rimettere a posto il Ferrini, riportando dignità al campo sportivo, con il rifacimento del manto erboso e della ex sede del Ponziana. Ancora presto per confermare se il municipio proseguirà da solo o aspetterà eventuali proposte da qualcun altro. Certamente dalla giunta l'intenzione è quella di non lasciare abbandonato ai ratti o alla mercede senza tetto l'area sportiva, impegnandosi a cercare la più rapida soluzione per avviare i lavori. Il comune dovrà procedere a risistemare quel campo non appena verrà definita, quindi in maniera concreta ovviamente, questa volontà della Triestina di ritirarsi del project. Il comune deve e dovrà farsi carico del campo, dovrà procedere alla sua riqualificazione. Io ho intenzione assolutamente di gestire la cosa attraverso ovviamente i lavori pubblici, e quindi sarà l'idea quella di riqualificare il campo, gli spogliatoi, e rendere ovviamente inagibile una struttura che ormai si trova da troppi anni in stato di abbandono. Ritengo che per poter riavere una struttura operativa, quindi con campo omologato in erba sintetica, spogliatoi a norma, dovremmo spendere intorno ai 2 milioni di euro. Hanno transitato, stanno transitando tante pantigane, glielo facevo vedere per questo. Purtroppo è una situazione che d'estate poi abbiamo ricevuto come segnalazione da tante parti della città, da Giardino Pubblico, da Barcola, da Le Rive. Sì. Come si adopera il comune in tal senso? Ma allora, lì come è una situazione... Lei prima parlava delle trappole, ma è sufficiente? Che non sono poi trappole, ma sono... Mangiatoie. Non è che entra dentro, c'è il formaggio. Sì, non c'è la molla. Quella è la molla. Sì. E beh, essendoci delle aree di degrado abbandonate a sé, chiaramente dove c'è libertà di vita, chiaramente a quel punto si inseriscono anche i nostri ratti nostrani, insomma, ecco. È chiaro che ci sono l'unico metodo tecnico inserire queste mangiatoie, che sono chiaramente dei lecca-lecca che hanno chiaramente del veleno, dove il topo va lì, lecca e va. Chiaro che l'elemento strutturale invece è quello di curare i luoghi, di non lasciarli abbandonati a sé, di non lasciare cibo, perché ad esempio in diversi luoghi della città, ecco, dal Giardin Pubblico abbiamo ridotto notevolmente. Ho voluto fortemente inserire delle reti nei pluviali, in modo che non salissero dalle reti fognarie su e non venissero fuori sul giardino. Abbiamo cambiato anche i cassonetti, insomma c'è tutto stato un sistema di cose, ma il tema è quando c'è cibo a terra, no? Allora quando c'è nutrimento, cibo a terra e poi questa raccolta dell'umido che ha scatenato, con la raccolta dell'umido c'è stata una sorta di rivoluzione dei topi, no? Perché i topi, i ratti,
non avevano prima tutti quegli odori che chiaramente attraevano. Ricordiamo che i roditori, i topi, hanno un olfatto straordinario, sentendo la raccolta del, cioè l'umido, cioè insomma in buona sostanza cibo, hanno veramente scatenato una sorta di rivoluzione interna dal sottosuolo per uscirne, creando peraltro dei luoghi con le varie le tane, i buchi. Abbiamo visto San Luigi assieme, no? San Luigi, ma ultimamente sono andato in strada di Catinara, dove ho avuto dei caseggiati, mi hanno chiamato, allora lì siamo intervenuti la domenica, ma la ditta è intervenuta di domenica a chiudere tutte le trappole, a chiudere tutti i buchi che avevano hanno creato come una specie di i sassi di Matera, no? Era pieno di buchi, no? Una cosa così, un urbe quasi, ecco. Abbiamo chiuso tutti, abbiamo messo le mangiatoie, però il tema è sempre, sono le immondizie, è l'umido e poi il cibo a terra. Cerchiamo di arginare, ma sappiamo, dobbiamo convivere anche là, bisogna governare questi processi in ogni modo. Vado a leggere un'altra mail, sì. Buongiorno, volevo fare gli auguri a tutti voi triestini con l'augurio di essere tutti uniti nell'amore verso gli animali e nel rispetto della civiltà. Sì, mi associo a questo augurio, per chi mi conosce sono... Amo profondamente gli animali, tutti. Qualche volta mi tocca anche fare, svelo una cosa mia, sia vivi, ahimè, che morti. Io amo molto le bici da corsa, quindi quando posso vado in bicicletta e quando sono per strada, ahimè, soprattutto in luoghi boschive, strade che percorrono boschi, eccetera, ogni tanto trovo, come mi è successo domenica scorsa, però questo in Slovenia, ahimè, ho il gatto... Ho il tasso, ho quello, io mi fermo con le bici, li prendo per evitare che vengano brutalizzati poi dalle automobili successive, ho la volpe e entro nella campagna laterale e li metto lì insomma, per evitare che vengano, quindi lei si figuri il mio amore nei confronti degli animali, quando li vedo, ripeto, mi fermo, li prendo, quindi assolutamente bisogna sempre... Anche perché sono le anime pure e deboli del nostro sistema di vita, ecco. E quindi bisogna avere sempre grande rispetto e amore nei loro confronti. Si potrebbe creare un'area cane in via Tigor, dietro la palestra comunale, in questa zona non c'è niente per i nostri amici pelosi. Grazie e un caloroso augurio di buone feste. In via Tigor, ma guardi, dietro la palestra? Dietro la palestra comunale, la Cobolli. Ma guarda, io prendo nota anche di questa, vediamo, insomma, è chiaro che dopo le aree vanno, il problema delle aree, crearle è facile, però dopo bisogna mantenerle, no? Vediamo, mettiamo tutto dentro. Anche Assessore, questo. 4 minuti circa, qualche altra comunicazione? Ma guardi, io do la comunicazione, colgo l'occasione di Tele4, perché oggi è successo qualcosa nella mia vita personale, questa notte sono diventato zio, per la prima volta. Congratulazioni, auguri. Quindi è nato Francesco, e alla mia età, 57 anni, sono diventato zio la prima volta, mio fratello difatti ha avuto un bimbo, assieme alla sua dolce metà, quindi per me è un Natale nel senso più pieno, cioè è nata la vita. Ecco, mi chiedo scusa, ma faccio gli auguri a Francesco che è appena nato, e quindi permettetemi l'utilizzo personale, non lo faccio mai. Un abbraccio a Francesco, ben arrivato in questa vita. Altro? Altra cosa, chiedo scusa, ma l'emozione è tanta. Allora, io oltre a occuparmi cani, gatti, cimiteri, poi mi occupo di contratti, mi occupo anche di telecamere, sicurezza sul territorio, quindi gli uffici, l'ingegner Romeo, Fabio Romeo, insomma gli uffici che gestiscono tutto ciò che riguarda le telecamere, abbiamo completato l'installazione delle telecamere sull'altipiano, quindi Opicina, Banna e Basovizza, le ultime a Basovizza, quindi che sono di fatto attive, e quindi questo di aver installato questo primo pacchetto di telecamere, calcoli che ne totalizzeremo alla fine 150. È partita anche qua, partirà la gara di affidamento per i 15 km di fibra ottica, che consentirà di collegare tutta una serie di telecamere da in buona sostanza San Giacomo, Foraggi, Valmaura, Via dell'Istria, Rotonda del Boschetto e Roiano, quindi questa fibra ottica che sarà di proprietà nostra, perché noi paghiamo 60.000 euro all'anno di noleggio, no? Farà sì
che collegheremo a questo punto tutta San Giacomo, Campo San Giacomo, Piazza Puecher, Val Maure, eccetera, eccetera, con tutta una serie di telecamere. Invece le altre telecamere che stiamo installando riguardano gran parte della città che ha, come fondamentalmente richiesto, la Piazza Garibaldi, no? Poi San Giacomo, appunto, la via Pondres, via Rismondo, via Carducci, la strada di Fiume, viale 20 Settembre, Piazza Oberdan, viale Miramare, sugli accessi ovviamente del Porto Vecchio e anche Largo di Santos. Quindi tutte queste telecamere, quelle che abbiamo, faranno, creano di fatto un sistema di sicurezza attiva, peraltro integrata con la caserma dei carabinieri di via dell'Istria, che verrà collegata con la fibra ottica. Queste sono quelle del Comune di Trieste, poi ce ne sono altre delle altre forze di polizia. In buona sostanza, avendo anche la notizia di avere il controllo di Basovizza, saluto tutti i cittadini di Basovizza, peraltro, che sono all'ascolto, abbiamo creato abbiamo di fatto blindato a livello di telecamere quello che era l'altipiano sugli accessi e le uscite, ovviamente, quindi tutto quel luogo che aveva necessità di essere protetto, che era abbastanza spoglio di telecamere. Assessore, le lascio l'ultimo minuto per gli auguri. Allora, l'ultimo minuto per gli auguri, io veramente abbraccio tutti i telespettatori che seguono Tele4, facendo gli auguri più autentici e non formali per questo Natale e il prossimo anno, chiaramente, laddove magari io potrò essere anche prima dell'anno di nuovo invitato a Tele4, ma insomma un augurio affettuoso, chiaramente, affinché il nostro percorso di vita sia il migliore possibile, in uno sistema sempre più difficile e complesso che è questo vivere quotidiano, cercando ovviamente di vivere al meglio la propria vita con uno slancio. Ecco, quello che mi sento di dire è un po' quello che, insomma, noi abbiamo bisogno di prospettive, di orizzonti, di futuro, cioè, e di certezze. Io quello che io mi auguro è che noi cittadini, i nostri figli, i nipoti, insomma tutti noi abbiamo una prospettiva di certezze, dobbiamo creare, come dire, solidità e non precarietà nella nostra vita. Noi purtroppo viviamo un sistema sempre più precario in tutto. Quindi il mio augurio affettuoso a tutti i telespettatori di Tele4, un abbraccio sentito e vero, non di quelli formali, con l'auspicio di avere sempre un orizzonte avanti a noi, ma fatto di cose concrete e certe per noi tutti, per i nostri cari, per la nostra vita. Con affetto vi abbraccio tutti. Grazie all'assessore Michele Lobianco, noi intanto ci rivedremo molto probabilmente nelle prossime settimane, se non nelle prossime giornate. Noi ci fermiamo per la pubblicità, grazie intanto a lei e buon lavoro. Grazie, grazie, un abbraccio a tutti. A tra poco con il dottor Dino Cafagna. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, del buongiorno e benvenuto al dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina, ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutti. Allora, chiedo un tecnicismo alla regia, se può, visto che adesso come al solito manderemo in onda delle foto, se riesce a Franco Torricella metterle anche in questo schermo, in modo tale che il dottor Cafagna, grazie mille, così le può vedere e le commentiamo assieme, poi i telespettatori le vedranno a video. Dottor Cafagna, oggi parliamo di Massimiliano. Parliamo di Massimiliano perché mi sembra un argomento abbastanza interessante, ma ovviamente i triestini di Massimiliano e del suo castello ne sanno tutto, sono andati a visitare, eccetera. Quindi noi che abbiamo a disposizione solo mezz'ora, parleremo soltanto delle curiosità, quelle che sui libri qualche volta non si trova e che sono delle piccole chicche, delle piccole curiosità. Ecco, quindi comincerei con questa è la figura di Massimiliano. Possiamo andare avanti? Sì. Massimiliano ha molte rappresentazioni ancora avanti, ecco, è questo personaggio, tra l'altro il fratello dell'imperatore, e con questa barba che gli dà un aspetto un po' serioso, ancora un paio e ancora una, ecco ci fermiamo su questa. Ecco, la domanda che faccio, i triestini magari lo sapranno, ma quei pochi che non lo sapranno, è a che età è morto, a che età
aveva Massimiliano quando è morto? Ecco, grosso modo da questa figura severa, con questa barba, si potrebbe pensare ai 45-50 anni. È morto a 35 anni, significa che lui è morto molto giovane e che ne ha vissuto veramente molto poco. Se prendiamo come punto di riferimento il suo matrimonio a 25 anni, grosso modo dai 25 a 35 anni, lui è vissuto, o meglio tutto quello che noi sappiamo che ha fatto di importante, circa 10 anni. Ecco, ha fatto tante cose. E quindi facciamo un po' un riassuntino per poi capire meglio alcune caratteristiche, alcune peculiarità della vita di Massimiliano. Ecco, lui tra l'altro è il fratello di soli 2 anni minore di Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe, l'abbiamo detto altre volte parlando dei regnanti, chi è il maschio più anziano prende tutto, prende i titoli, prende la ricchezza, la corona, eccetera. E lui disgraziatamente per 2 anni non prende niente, cioè diventa semplicemente il fratello dell'imperatore. E questo ci fa già capire che potranno esserci tra i due in qualche modo un contrasto, qualche complesso di inferiorità. Ecco. Quindi lui praticamente ha solo 2 anni di differenza, ma è uno dei fratelli che sarebbe tra l'altro nella linea di successione se in teoria Francesco Giuseppe dovesse morire. Ecco. La sua storia è: a 19 anni diventa ufficiale della Marina, ovviamente austriaca, e a 20 anni diventa il comandante in capo, l'ammiraglio della flotta austriaca, una flotta che a differenza di quella inglese non è enorme, ecco, una flotta però decente, e a tutti raccontano che il suo lavoro di ammiraglio lo fa molto bene, cioè trasforma le barche da a vela in vapore, da legno a, diremo così, a strutture in ferro, a corazzate, in qualche modo, quindi rinnova, porta molto bene questa sua funzione. Tra l'altro, essendo diremo così, un uomo di mare, si stabilizza a Trieste, non nel castello che lo farà dopo, ma in una villa che è presente ancora oggi, anche se molto ridotta come spazi, come parco, ecco, la villa Lazarovic, che troviamo ancora oggi a San Vito, abita lì, ecco. Forse l'elemento più importante della sua storia è il matrimonio con Carlotta. Ecco, Carlotta tra l'altro ha 17 anni quando si sposa, lui ne ha 25. Carlotta tra l'altro è la figlia del re del Belgio, Leopoldo I, quindi sotto sotto tutti vogliono sottolineare come un amore, una grande passione, ma sotto sotto vi fa capire che il fatto che si sia sposata a 17 anni è uno dei tanti matrimoni un po' combinati, ecco. Lei è la figlia del re, lui è il fratello dell'imperatore, quindi è un amore, sì, come vedremo, che avrà però dei punti di domanda in qualche modo. Comunque si sposa e da lì a poi lui fa tante cose, ecco, in questi 10 anni diventa governatore anche del regno Lombardo-Veneto, diventerà appunto ammiraglio, abbiamo visto, girerà il mondo con la sua Novara, con la sua fregata Novara, girerà per 2 anni il mondo e farà tante cose, da cui anche la costruzione. Veniamo un attimo alla costruzione del castello, vediamo un attimo sulla vediamo un attimo sulla storia della, diremo così, del Lombardo-Veneto. Ecco, come premio quasi, ma qualche cattivo dice un po' per tirarselo via dalle scatole, Francesco Giuseppe lo nomina come governatore del Lombardo-Veneto. Fino a quel momento c'era il famoso maresciallo Gradeschi, che tra l'altro morirà a 92 anni, era un tipo molto tosto, molto severo, che imponeva con anche la forza, anche con la forza militare, queste leggi in qualche modo, e non concedeva nessun aggiornamento in qualche modo, ecco, nessun qualcosa a favore della popolazione. Lui viceversa viene nominato, tra virgolette, un po' come regalo, un po' forse per dargli un impegno, ecco, governatore, ma non lo fa molto bene, perché lui tra i due, tra l'altro, possiamo già notare tra il fratello Francesco Giuseppe e lui ci sono due caratteri diversi. Ecco, Francesco Giuseppe è già si sa che dovrà fare l'imperatore, quindi viene in qualche modo istruito in questo modo, una persona un po' severa, un po' rigida, attaccata all'etichetta, alla diremo così, alla storia militare, diremo così, del suo impero, mentre l'altro, Massimiliano, è un po' più un artista, gli piace viaggiare, gli piace il mare, gli piace visitare i posti, si interessa di archeologia, si interessa di collezionismo, vedremo che meravigliose collezioni troveremo nel castello, di botanica, sarà lui che detterà gli elementi per costruire il grande parco, ecco, perché lui è un grosso studioso di botanica, insomma è un artista, una persona aperta, e quindi nel Lombardo-Veneto lui si comporta così, cioè lui vuole fare delle riforme, vuole andare contro al popolo, sente, tra l'altro così anche in qualche modo si raccoglie le simpatie del popolo che gli vuole bene, e questo tra l'altro creerà un certo attrito con Francesco Giuseppe,
Giuseppe che non è contento di essere un po' oscurato. Beh, a prescindere da questo, lui si trova però fra due fuochi, la volontà di aiutare la gente, di fare delle riforme che possono aiutare la gente, e d'altra parte il fratello Vienna che lo obbligano a essere molto rigido, a non concedere, a intervenire anche con la forza militare, e quindi lui si trova un po' tra due fuochi e la sua titubanza, la sua perplessità e il suo non essere all'altezza lo paga come il fatto che viene destituito dal fratello, che quindi gli toglie questo incarico, anche se poi il Lombardo-Veneto sarà da lì a poco, con le guerre di indipendenza, perse, e quindi la Lombardia sarà in qualche modo persa. Lui si ritira quindi a Trieste e diventa un disoccupato, se così possiamo dire, della politica, ecco, non ha altri interessi. Tra l'altro si porta dietro questa macchia, chiamiamola così, del non essere stato all'altezza di essere un governatore, e anche questi attriti tra i due continuano un po' a accentuarsi, ecco, questo per capire poi perché lui, tra i tanti motivi, accetterà di fare l'imperatore del Messico, ecco, cioè è meglio fare l'imperatore del Messico che essere il fratello che conta relativamente poco dell'imperatore austriaco, ecco, giusto per chiarirci questa idea, ecco. Quindi torna a Trieste e qui lui si innamora di questa idea di volersi creare, di volersi costruire un castello tutto per lui, ecco, per lui e Carlotta ovviamente, dove tra l'altro riempirlo di tutti i reperti artistici che lui andrà a raccogliere. Lui fa tra l'altro in due anni, fa la circumvallazione del mondo, cioè si fa dare dal fratello la fregata Novara, che tra l'altro è una nave militare, ecco. Novara perché ricorderei come gli austriaci vinsero i piemontesi a Novara nella una delle prime guerre di indipendenza, e quindi diventa una città che simbolo di forza, di potenza, di valore da parte degli austriaci, come è Waterloo per dire per gli inglesi che hanno conquistato, che hanno sconfitto Napoleone, così anche Novara diventa anche il nome di una fregata. Lui si fa prestare questa fregata, perché ovviamente è militare, ecco, dal fratello, affermando di voler raccogliere in giro per il mondo tanti oggetti, tanti aspetti artistici e culturali, conoscendo molte persone in giro per il mondo e soprattutto raccogliendo un sacco di elementi che poi lui porterà a Trieste per aprire poi un museo di queste cose artistiche, di queste cose orientali in qualche modo, ecco, che sarebbe tra l'altro la costruzione di quella che oggi chiamiamo la caserma dei carabinieri. Quella sarebbe dovuta diventare, ma purtroppo con la sua morte non lo diventerà, anzi diremo subito che la gran parte di queste sue raccolte andranno perse con la sua morte, nel senso che verranno portate a Vienna. Ecco, per esempio lui ha una ricca collezione di oggetti egiziani, ecco, sarà tutta persa, o meglio la troviamo a Vienna, e c'è un unico oggetto egiziano che è rimasto, che è la Sfinge, ecco, delle sue numerose raccolte. Ma fa il giro del mondo, tra l'altro è una cosa un po' costosa, perché oltre che i marinai e la barca, lui si circonda da artisti, da studiosi anche di botanica, studiosi di naturale, di storia, di archeologia, eccetera. Quindi è circondato da personaggi che tra l'altro bisogna anche pagarli, in cui fa il giro del mondo e poi torna qui. Ecco, quindi lui in questi 10 anni fa tante cose, ecco, fino a un certo punto, ripeto, che si fissa su questa idea di volere un castello tutto per lui. Prima era in affitto, una bella villa magari, ma adesso lui vuole un castello, e vedremo come arriverà questa idea in qualche modo, ecco. E questo castello lo assorbe molto, ricordiamoci che lui è un disoccupato in qualche modo, quindi ha molto tempo e si dedicherà a quelle che sono le sue, diremo così, i suoi hobby in qualche modo, ecco, che spazia veramente in tanti campi, e decide quindi di costruire questo, chiama i migliori artisti e architetti del momento, come Carl Jung, che è uno degli architetti che andava per la maggiore, e impone in qualche modo, perché sarà lui che guiderà la costruzione del castello, le stanze e la costruzione anche del parco, ecco, sarà lui che detterà, anche quando sarà in Messico continuerà con un rapporto epistolare molto denso a dare ordini su come costruire il castello, come finire il castello, che tra l'altro lui non lo vedrà mai finito, e il parco, ecco, e quindi lui... Non abbiamo pubblicità. Solo per quello, io la interrompo per quello, certo, certo, più che per altro. Certo. Breve pausa, tra poco. Abbiamo piccolo? No.
Riprendiamo la diretta 9:19 minuti di venerdì 23 dicembre con il dottor Dino Cafagna. Abbiamo parlato di quella che era l'idea di Massimiliano della costruzione del castello. Sì, aveva tempo e quindi si propone di costruirsi questo castello. Però come ho fatto la promessa all'inizio, non vi parlerò del castello in lungo e largo, che tra l'altro ci vuole molto tempo, ma soprattutto perché i triestini la conoscono bene, sia il castello sia la storia di Massimiliano. Ma c'è una curiosità, ecco, questa è una curiosità. Massimiliano vuole un suo stemma, ovviamente, come tutti i regnanti, che lo differenziano dagli altri, e lui costruisce, disegna questo stemma. Ecco, che cosa ci racconta questo stemma? Intanto bisogna raccontare che quando si comincia a costruire il castello, nelle fondamenta si trova una villa romana decrepita, in qualche modo il pavimento, qualche oggetto, qualche denaro così del quel periodo, e soprattutto uno strano stemma, ecco, che è uno stemma bianco con una croce blu e con sopra una corona. Ecco, lui si innamora di questa idea e lo riprende, quasi fosse stato in qualche modo mandato per lui, ecco, e lo riprende. Difatti lo stemma che noi troviamo di Massimiliano è questo, in blu con la croce e la corona. In verità lui ci aggiunge anche altre cose, per esempio lui ci aggiunge due oggetti che vedremo sono molto frequenti, l'ananas e l'ancora. Ecco, l'ananas che lo troveremo, sì, l'ancora e l'ananas lo troveremo molto frequente, ma vi ricorderà proprio questo. L'ananas è un frutto esotico che ricorda come lui ha fatto un viaggio di 2 anni con la fregata Novara, che ha conosciuto un mondo lontano, un mondo esotico, ma anche un frutto allora raro. Oggi andiamo a comprarlo sotto in bottega, quella volta veniva gustato soltanto da ricchi, e quindi anche un segno di abbondanza, un segno di in qualche modo benessere, oltre che ricordare, ripeto, questo suo amore per l'esotico, che lo vedremo anche nelle collezioni, perché lui collezionerà di tutto, del cinese, del giapponese, del turco, eccetera eccetera. Beh, a parte questo, e poi l'ancora che ovviamente sta a indicare l'amore, il grande amore che lui ha per il mare, e ovviamente il fatto che lui sia l'ammiraglio, il contrammiraglio della flotta austriaca in qualche modo. Ecco, quindi questi due oggetti li troveremo dappertutto. E poi alla fine c'è una leggenda, uno striscio con sotto un po' scritto il suo motto, ecco, in qualche modo. Andiamo avanti, e difatti se voi andate, ricordai una cosa però, ecco, che abbiamo detto che Massimiliano ha vissuto poco, ha costruito ma non l'ha mai visto completato, ecco, per cui lui, anche perché i progetti iniziali erano tanti, ecco, lui li ha un po' scartati. C'è un progetto che mostra il castello a un piano solo, a 2 piani, a 3 piani, lui ha fatto delle scelte e ha scelto quella a 2 piani, ma in qualche modo per dire, ecco, che la costruzione del castello non è stata veloce e facile, è stata lunga, complessa, più lunga del dovuto, tanto è vero che appunto lui morirà e non lo vedrà completato, e soprattutto anche molto costoso, molto più costoso di quello che era inizialmente il budget, ecco. Quindi lui riuscirà a un certo momento, nel 1870, ad andare a abitare al piano terra, ecco, quello che noi visitiamo è il piano terra, mentre il primo piano lui non lo vedrà mai, però lo seguirà, essendo allora l'imperatore del Messico, lo seguirà a distanza con queste lettere, con questi rapporti epistolari, che darà istruzioni ai vari artisti, ai vari giardinieri, ai vari collaboratori, in qualche modo fare. Quindi questi due elementi che raccontano perché c'è un ananas, per esempio, andando nel vialetto che arriva dalla porta iniziale al castello, perché troviamo l'ananas? Ecco, perché l'ananas è il frutto che lui amava, che era il simbolo in verità del suo amore verso l'esotico, verso in qualche modo l'abbondanza, con appunto lo striscio che cita appunto come la speranza derivi dalla luce, che c'è scritto sopra, non si vede perché è corrotto. Lo stesso vale ovviamente a destra per anche la parola M come Massimiliano, e ovviamente l'ancora, espressione dell'amore per il mare, ma l'amore per le barche, per i viaggi e così via. Andiamo avanti. O se voi state attenti, voi questi due simboli li trovate al piano terra dappertutto, ecco qui l'ananas, ecco qui, ma proprio veramente dappertutto se guardate bene. Andiamo ancora avanti. Lo troviamo anche sulle porte, ecco, ricordiamoci che è appunto un simbolo che lui ha voluto darsi della sua abbondanza, della sua ricchezza, del suo amore per viaggiare, ecco. Andiamo ancora avanti, perfino i lampadari sono a forma di ananas, ecco, quindi se vi ricordate, quando andate lì, se scoprite questo cosa, e appunto sta a indicare la presenza appunto di Massimiliano in tutti questi oggetti. Andiamo ancora avanti.
Beh sì, per esempio c'è una sezione che sono i famosi cannoni di Miramare, ecco, i cannoni hanno sul fusto ancora questa espressione, no? La croce, diremmo così, qui non si vede che è azzurra ovviamente, la corona e i due simboli che si vedono malamente, ma sono, credetemi sulla parola, appunto l'ananas e l'ancora che sta a indicare. Vediamo ancora un attimo. Ecco, a un certo punto però lui diventa imperatore, vedremo perché, come e quando, ecco, l'imperatore del Messico, e quindi qui cambia il simbolo perché è diventato imperatore e quindi assume questo che è il nuovo simbolo, il nuovo stemma di Massimiliano, che è un'aquila che azzanna, diciamo così, uccide o blocca in qualche modo un serpente, ha sempre la corona ovviamente, molti aspetti così di altre aquile e così via. E la scritta sotto appunto che riguarda appunto la presenza della giustizia. Andiamo avanti ancora. Beh, questo la saltiamo e la possiamo trovare, ecco, anche così cucita nelle varie strutture. Ecco, e lui quando è, abbiamo detto, lui viverà soltanto nel piano terra, il primo piano non lo vedrà mai, ma lo seguirà. Quando è in Messico, lui non solo darà tramite appunto lettera istruzione su come fare, ma manderà perfino del materiale, dei vari oggetti e perfino una tappezzeria in damasco rosso che vediamo qui, che rappresenta il simbolo che abbiamo visto prima, cioè l'aquila che azzanna il serpente velenoso e la corona. Ecco, andiamo pure avanti. Quindi se voi andate al piano terra troverete dappertutto questa tappezzeria voluta tra l'altro e mandata da Massimiliano, fabbricata in Messico, per dipingere di rosso, che è un colore molto vivace, molto così quasi imperiale direi, tutte, ricordiamoci, non so, la sala del trono è tutta rossa, ecco, tappezzata proprio con questi segni che se guardiamo bene sono la famosa aquila da parte oppure il monogramma, vediamo M1M che è Massimiliano I, l'imperatore del Messico con la sua corona, ecco, quindi lui tappezza la sua presenza, ecco, vuole essere sempre presente. Vediamo un attimo dove lui prende l'aquila, questa è la bandiera messicana dove c'è l'aquila imperiale messicana, ecco, che strozza, che uccide il crotalo che è un serpente e che indica quindi uno, la bontà, in qualche modo il bene, ecco, e il male, ecco, volendo anche, tra l'altro si appoggia al cactus che è un elemento tipico un po' del Messico, quindi lui non ha fatto altro che aggiungere alla corona e ad altri elementi l'elemento messicano, ecco, oggi, anche oggi questa è rappresentata appunto dalla bandiera messicana, dove il crotalo vuole sì indicare il male, ma vuole anche dire in qualche modo, se vogliamo, chiunque si presenterà degli stranieri nel Messico noi lo faremo fuori, ecco, questo è il discorso che della bandiera. Andiamo avanti ancora. Chiedo scusa dottor Cafagna, sotto vedo un colore francese, no? In quella quale? Vede in fondo. Ah, quella, no, questo è però non è di Massimiliano questa è la bandiera, forse non so se è francese, nel senso che i colori della messicana sono blu, cioè sono verdi, ecco, bianco rosso verdi. Non le so dire, ecco. Quando andate sempre, voi trovate questa rappresentazione che appunto ricorda sempre lo stemma di Massimiliano, cioè un'aquila con la corona in testa che sta uccidendo un crotalo, un serpente velenoso. Ecco, lo troviamo quindi anche qui, però nel piano successivo, ecco, nel primo piano che lui non ha mai vissuto e che lui non ha mai visto, tra l'altro viverà poco, in quei 4 anni che lui vivrà nel castello e che vivrà soltanto nel piano terra, vivrà comunque poco perché farà ancora viaggi di piacere in giro per il mondo, farà il rappresentante diplomatico in qualche modo, quindi questi 4 anni soltanto che lui vivrà ancora di meno di questi 4 anni. Andiamo pure avanti. Beh sì, quando va in Messico lui ovviamente si fa anche una moneta, ecco, questo è il pesos di allora, del 1867, in cui si vede Massimiliano con la sua tipica barba e dal destro lo scudo, o meglio lo stemma che abbiamo visto prima, l'aquila, il serpente, il crotalo e tutte le altre caratteristiche, ecco, che troviamo anche nella moneta, che diventa ovviamente un oggetto di collezionismo per chi si interessa. Vediamo ancora avanti. Vabbè, allora la domanda
che è interessante è perché Massimiliano costruisce a Grignano proprio il castello, poteva costruirlo in qualsiasi altra parte, quindi è una storia simpatica che merita essere raccontata. Però guardi, dottor Cafagna, visto che è una storia interessante non vogliamo interromperla, sì, né pubblicità adesso, no, certamente. Così dopo la spieghiamo da capo. A tra poco. Prendiamo la nostra mattinata di Sveglia Trieste col dottor Dino Cafagna sul castello di Miramare. Sì, c'è una curiosità in qualche modo, perché ho detto che oggi non abbiamo molto tempo di parlare, parleremo solo di curiosità, perché Massimiliano sceglie Grignano e quindi la storia è questa. 1855, lui sta navigando nei pressi di Grignano con la sua barca, è tutto tranquillo, a lui piace ovviamente andare in giro con le barche, ma a un certo punto avviene un fortunale. Fortunale significa che improvvisamente si forma una sorta di tormentone, c'è del vento forte, della bora, c'è lo scuro, c'è la pioggia, tutto diventa difficile e soprattutto vedo una nave in legno e la possibilità che si possa schiantare sui scogli di quella zona e quindi mettere in pericolo Massimiliano, che è poi il fratello dell'imperatore, quindi viene fatto sbarcare immediatamente a Grignano. Ma Grignano non è come la conosciamo oggi noi, era nel 1850, era una zona decisamente spoglia, con qualche alberello, qualche terreno coltivato molto non coltivato e pochissime case quasi dei tuguri veri e propri dei pescatori che in quella zona lavoravano, quindi una zona decisamente brulla e spoglia. Però lui trova una casa di un pescatore che si chiamava tra l'altro Daneu, ecco la famosa casa Daneu, chi segue questi discorsi, e quindi passa la notte lì. Il giorno dopo che esce trova un mondo completamente diverso, cioè un sole bellissimo, il cielo terso, il cinguettio degli uccelli, lui che tra l'altro è un amante della natura, resta stupito, sbalordito dalla bellezza di quell'angolo. Poi tra l'altro vede delle rocce sul quale si infrangono il mare, quindi questa grande estesa, la bellezza la conosciamo tutti, ecco. E quindi decide di costruire lì un castello bianco per lui, che chiamerà Miramar, che significa in spagnolo guardare il mare, nel senso che da quel castello, come sappiamo, si può vedere tutto il mare possibile, ecco. Quindi ha questa idea e comincia da lì a poco appunto a chiamare gli architetti e a costruire. Ovviamente si impadronisce della zona e di un grande apprezzamento di parco, e quello è la costruzione. La casa Daneu la vediamo qui, è ancora presente, era del parco, è stata in verità acquisita casa e terreni del parco che nel frattempo si è allargato. Ecco una curiosità, che questa casa Daneu è così. Ovviamente voi potete pensare, beh, ma se era un tugurio non mi sembra un tugurio, no, questa è in verità queste casette che sono state comprate per il parco, poi sono state utilizzate per i vari personaggi, i vari artisti, i giardinieri, i botanici, eccetera, e che hanno poi ricostruito. Ecco, quindi probabilmente Massimiliano non ha trovato questa reggia in qualche modo, se possiamo dire, che comunque poveretta è abbandonata a se stessa, perché non si possono mettere a posto tutto. No, comunque la storia simpatica è il motivo per cui lui ha scelto Grignano, che è rimasto estasiato da questa bellezza, e il fatto che, se volete, c'è ancora la casetta dove lui si è riparato in quel momento, che ha dato il là poi alla costruzione del castello. Abbiamo detto che parliamo di curiosità, ecco, ci sono tante stanze, tante cose bellissime da vedere. Io mi soffermerei su questa sala che si chiama sala storica in qualche modo, o se vogliamo sala del Cesare dell'Acqua. Chi è Cesare dell'Acqua? È un grande artista nato in Istria, se vogliamo, che conosceva bene Trieste, ma che viveva, perché essendo molto rinomato, viveva la corte a Bruxelles, ecco, che però Massimiliano, quando costruisce questo castello, si attorni a dei migliori artisti del momento, parlo dei architetti, i migliori architetti, i migliori in qualche modo, ecco, artisti che dipingeranno le varie cose. Quindi dell'Acqua è uno di questi che dipingerà alcuni aspetti storici, per cui si chiama storica, in qualche modo vuole auto-incensarsi Massimiliano e sottolineare alcuni momenti della storia importante. Ricorderei che sotto sotto c'è, tra i tanti, diremo così,
artigiani, artisti che abbiamo detto, un altro personaggio importante, il migliore storico del momento, che è Pietro Candler. Lui chiamerà Pietro Candler perché costruisca la storia di Grignano, che in verità era ben poca cosa, e Candler riuscirà perfino a trovare delle radici prima dei Romani, nei Romani, nel Medioevo, che vedremo un po' citato. Quindi tutti questi quadri che lui disegnerà dell'acqua, che tra l'altro, ripeto, era di Bruxelles, quindi lontano, ecco, lo fa perché il Candler gli detta momento per momento cosa deve fare. Questo è un quadro importante, che è una, diremo così, quasi fotografia, in cui una deputazione, una rappresentanza del Messico chiede a viva voce, chiede con insistenza a Massimiliano di prendere questa corona. Ecco, la cosa non è proprio così semplice, dobbiamo fare un qualche elemento di storia. Ecco, alla fine del 1400 voi sapete che Colombo scopre l'America, torna in Spagna e racconta le ricchezze, le bellezze, l'oro che c'è, e quindi gli spagnoli si precipitano ovviamente a conquistare anche con le armi, come sapete tutti, no? Ammazzeranno molte di quelle persone, porteranno tra l'altro delle malattie, sì, completamente nuove, che per noi viceversa sono banali, come il morbillo, la scarlattina, il variolo, che essendo la gente non conoscendo questa malattia dal punto di vista immunologico ovviamente, si diffonderanno creando un macello, delle epidemie gravissime in qualche modo. Comunque alla fine gli spagnoli governeranno, saranno in pochi, ma saranno quelli che avranno il potere, e il popolo resterà nella ignoranza, nella povertà, nell'analfabetismo fino al 1812, in quando finalmente il popolo si ribellerà e avrà la sua indipendenza, il suo presidente, la sua repubblica. Ma questa conquista, in verità, non sarà un grande, non porterà la pace, la serenità, la tranquillità economica. Ecco, ci sarà motivo di continui contrasti, per esempio tra il popolo, ecco, e questi aristocratici che non vogliono perdere con la Repubblica il potere che hanno, sono dei latifondisti, sono delle persone ricche, proprietari di terreni, che non vogliono perdere, tra questi anche la Chiesa. Ecco, e quindi a un certo punto, attorno al 1860, chiamano, tra l'altro mi sono dimenticato, sì, che l'economia del Messico non va bene, e chiedono dei prestiti in continuazione alle altre nazioni, tra cui anche la Francia, e si indebitano molto. A un certo punto la situazione è molto tesa, che gli aristocratici, i latifondisti, chiedono l'intervento delle altre nazioni, tra queste tra l'altro quella della Francia, che era quella più importante, più indebitata, con Napoleone III. Napoleone, si sa indicare proprio che lui era un nipote di Napoleone Bonaparte, lui si appunto è il terzo, ma è imperatore anche lui dei francesi, che arriva con 30.000 uomini e in qualche modo, ecco, conquista il Messico. L'attività da funzione era quella di recuperare, se vogliamo, un po' i debiti, ma anche quella di instaurare un rapporto su terre nuove in qualche modo. Ecco, però c'è un problema, che lui si presenta come un conquistatore, quindi fa delle elezioni, fa un referendum in cui si chiede ai messicani se vogliono la Repubblica, l'indipendenza, oppure un impero. Ecco, e come tutte le cose che succede in questo momento, con la presenza dei militari, queste votazioni vengono manipolate, anche perché la popolazione è un po' ignorante, non sa bene cosa vota, ma sicuramente, come ci dicono le storie, manipolata. Ma il risultato è incredibile, cioè i messicani votano per l'impero. Ovviamente questa cosa ti fa pensare un po' oggi a Putin e al Donbass, cioè la popolazione che vota di stare con la Russia, ma con la presenza dei militari russi. Ecco, così stesse cose succede un po' nel Messico, dove nella presenza dei militari francesi si vota l'impero. Ecco, a questo punto però c'è un problema, manca l'imperatore. E il Napoleone III, che è un po' l'anima di questa situazione, si ricorda di avere un buoni rapporti con Massimiliano, si erano scambiati anche dei doni, si erano anche un po' incensati vicendevolmente, e poi comunque è il fratello dell'imperatore, e sceglie lui come possibile imperatore e gli chiede di presentarsi. Ma Massimiliano non sa molto del Messico, non ha molte idee, sa dalle voci che è una zona difficile, dove la popolazione facilmente si ribella, eccetera, e molti anche degli altri regnanti gli sconsigliano. Ecco, per cui lui tituba, non accetta subito. Ecco, però a un certo punto avvengono questi fatti che abbiamo detto prima, abbiamo la richiesta da parte dei messicani di un impero e dell'imperatore. Ecco, questa
questa, chiamiamola fotografia, ci racconta come questi aristocratici, perché non sono i messicani che vanno da lui, ma vanno gli aristocratici e i religiosi, per cui questa deputazione potremmo definire aristocratica cattolica, ecco, che va a chiedere a Massimiliano. E quindi Massimiliano ci racconta, perché questo che vuole dirci in definitiva in questo quadro, non soltanto ai contemporanei, ma anche ai posteri, cioè a noi, guardate che io accetto sì di diventare imperatore, ma sono loro che insistono e me lo chiedono il popolo che ha votato, lui ovviamente te lo sapeva che era una votazione un po' farlocca, che ha votato per avere un imperatore, sono gli aristocratici che mi vogliono, sono la stessa Chiesa Cattolica che mi chiama. E tra l'altro da ricordare come questi regnanti avessero il desiderio, cioè pensavano di essere un po', avevano l'orgoglio, l'idea di essere stati scelti da Dio, ecco, il governante, il re e l'imperatore sono secondo questa tradizione scelti da Dio, unti da Dio per comandare, e quindi loro sentono quasi una sorta di missione, ecco. Quindi lui accetta, o meglio ci fa capire che sì, accetta quasi controvoglia, quasi si sacrifica. Tra l'altro quando lui arriverà in Messico, appena sceso, gli ha detto: ecco, sono arrivato, mi avete chiesto, mi avete chiamato e io sono arrivato, come per dire mi sacrifico per voi. Ma a parte questo, noi sappiamo che la verità è anche un'altra. Abbiamo detto del contrasto tra i due fratelli, ecco, lui soffre del fatto di essere stato in qualche modo licenziato come governatore, di essere senza un lavoro, un disoccupato, e quindi presentarsi come imperatore non era male. Questo un po' le offusca l'idea che, cioè le offusca la nozione che quell'impero non era così semplice, non era facile da governarsi. E poi la Carlotta, ecco, la stessa Carlotta che tra l'altro vedremo fra poco, aveva anche lei un complesso di inferiorità nei confronti di Elisabetta, perché una cosa è essere l'imperatrice, tra l'altro bella e conosciuta nel mondo, è una cosa essere la moglie del fratello, ecco. Quindi anche Carlotta spinge il Massimiliano a farlo, ma soprattutto quello che giocherà un ruolo importante è Napoleone III, perché Napoleone III è già presente con 30.000 uomini militari presenti in Messico e gli dice: guarda, tu accetta perché io ti sosterrò, io ti aiuterò a governare con tranquillità questa situazione, cosa che come sappiamo non avverrà, perché dopo 3 anni Napoleone, rendendosi conto di aver solo perdite umane, perdite economiche, con l'America che in quel momento, quando lui conquista il Messico, è nella guerra civile, quindi non ha tempo di guardarsi interno, ma nel 1865 la guerra civile americana finisce e quindi gli Stati Uniti fanno la voce grossa: non vogliamo dei stranieri nel Messico, ecco, e per questi motivi lo abbandonerà, ecco. Quindi lui sceglie un po' come si può dire, inebriato di questa idea di fare l'imperatore. C'è tra l'altro una curiosità: quando lui partirà con la Novara per arrivare, ci starà circa un mese nel Messico, gli daranno dei libri per studiarsi la storia del Messico, ecco. Lui non li leggerà, disegnerà le divise che i vari paggi dovranno usare durante. Quindi lui va là con l'idea di fare l'imperatore, ma non ha la più pallida idea cosa sia il Messico e soprattutto quali siano i problemi, ecco. Quindi è molto affascinante questa figura, perché ci dice: signori posteri, ricordate che io mi sono sacrificato, sono loro che insistono perché io vado, non che io ho preteso di fare, certo, l'imperatore. Una piccola curiosità: guardate quella scrivania a sinistra, quel tavolino a sinistra, dove lui firmerà appunto l'accettazione della corona. Vediamo la prossima, la possiamo vedere, questa è un dono di Papa Pio IX, è un dono che possiamo trovare qui, è stata scritta, è stata firmata l'accettazione della corona dell'impero. Andiamo ancora avanti. Ci sono altri quadri che il nostro Cesare dell'Acqua ha fatto, ecco. Questo la possiamo intitolare come l'arrivo della principessa Elisabetta, cioè principessa, l'imperatrice Elisabetta, che arriva e fa un saluto a Massimiliano e a Carolina, ecco. Vediamo la nostra imperatrice, quella in nero. Ricorderei come Elisabetta è una donna che ci teneva moltissimo al suo fisico, alcuni citano che probabilmente era affetta da un'anoressia nervosa, cioè mangiava poco, era molto magra, ci teneva alla sua vita, si pesava 3 volte al giorno e si vestiva di nero anche per accentuare un po' questa figura, che tra l'altro, come sappiamo, era una bella donna, o meno così si racconta, bella, affascinante, amata dal popolo, ecco. Comunque, tornando a noi, da una parte abbiamo Carlotta e dall'altra parte abbiamo viceversa Massimiliano con la sua bella barba e il nostro Francesco Giuseppe, l'imperatore, ecco. Come curiosità, ricordiamo
ricorderei, sì, che c'era un complesso di inferiorità da parte di Massimiliano nei confronti di suo fratello, ma c'era anche quello di Carlotta nei confronti della bellezza, del fatto che sia l'imperatrice, eccetera. Un piccolo particolare che in qualche modo accentuerà questo, non dico odio, ma insomma questa antipatia, il cane lupo di Elisabetta in questa occasione fu lasciato libero di correre nel parco, che era grande, ecco, però ha incontrato il piccolo cagnetto bianco di Carlotta e lo ha ucciso nel momento di aggressione. E questa era Carlotta, che ci teneva tantissimo, non avevano avuto figli tra l'altro, ci teneva tantissimo, è stato un elemento che l'ha fatto più, non dico odiare, ma insomma rendere particolarmente antipatico, questo per pura curiosità. Ci sono qualche elemento di triestinità qui che è simpatico, ecco, perché come abbiamo detto, questi quadri sono stati dettati da Calder, che era presente a questo evento, ecco, ma quello che voglio sottolineare un po' è il fatto che dell'acqua, che comunque conosceva Trieste, dà un elemento di triestinità, che è la bora, il vento, oltre che la bandiera inglese che sventola, perché gli inglesi avevano dato un passaggio a Elisabetta, c'è il cappotto militare dell'imperatore che svolazza, ecco, questo per dire come dava un tono così di realismo alla zona. Vediamo la prossima. E qui anche c'è un'altra curiosità, abbiamo detto che oggi sarà il momento delle curiosità. I militari che dovevano portare con la scialuppa l'imperatore, l'imperatore e anche Massimiliano, erano ovviamente non scelti così a caso, ma dovevano essere quelli di maggiore esperienza, anziani, graduati, che guardano, vediamo qui che ci sono tutti che guardano con attenzione, con rispetto l'imperatore. C'è uno però che si distingue, innanzitutto è giovane, non ha gradi, ecco, e guarda tutt'altra parte. Chi è questo? È dell'acqua che ha voluto in qualche modo firmarsi per essere presente anche lui in questo quadro in qualche modo, ecco, quindi è una curiosità simpatica, ecco. Andiamo pure avanti. C'è un altro quadro interessante che si intitola appunto L'addio di Massimiliano e Carlotta a Miramare, e si dirigono verso la barca, che è la scialuppa, si dirigono con tra l'altro la bandiera messicana, come vedete sopra, si dirigono verso la fregata Novara, che lo porterà in Messico. Ecco, qui si vede il fatto che Massimiliano fosse molto amato, questa è proprio una fotografia realistica dettata sempre dal Candle, ecco, e fosse molto amato perché accanto alla popolazione, ai borghesi, ai militari, c'è in fondo, vediamo anche la popolazione talmente numerosa che sta quasi per cadere un po' dal molo in qualche modo, e se guardate bene non si vede bene, ma sono vestiti anche con i tipici vestiti in qualche modo, ecco, caratteristici dei contadini della zona, ecco, quindi per sottolineare in qualche modo questo momento di festa, di gioia, allegria, che il Massimiliano, che in qualche modo è quasi ritenuto un po' triestino, Massimiliano farà delle opere del bene, sarà una persona appunto che farà del bene, quindi sarà amata dal popolo per questo, l'addio nella speranza appunto che diventerà un imperatore famoso e così via. Un'altra curiosità, andiamo avanti, abbiamo detto che Candler è quello che disegna, lui manderà a Bruxelles tutte le, in qualche modo, le informazioni per descrivere questa situazione, e lui lo ripaga, ringrazierà Candler di questo impareggiabile aiuto, e disegna Candler, quello che vediamo lì è Pietro Candler, che lui ha voluto in qualche modo ringraziarlo mettendolo in eterno in questo quadro molto caratteristico. Vediamo ancora la prossima. Abbiamo detto prima che Massimiliano vuole nobilitare in qualche modo Grignano, ecco, anche se in verità Grignano fino a quel momento era proprio una terra spoglia senza significato. Chiama Candler, il quale cerca quindi nella storia tanti elementi che possono rendere gloria a questo promontorio di Grignano, ecco. Uno di questi, siamo nel 1660, è l'arrivo di Leopoldo I è quello che ha tra l'altro la statua in Piazza della Borsa, che è il nonno, se vogliamo, di Maria Teresa, che viene a fare visita a Trieste, ma prima di fare la visita a Trieste passa per Grignano, dove noi troviamo un famoso, ne abbiamo parlato se vi ricordate, ma sarà difficile, che a Grignano c'era un convento, un monastero, scusate, che anche nel 300 era dei templari, ecco, per dire. Questo monastero è molto antico, perché quando alla fine del 700 è stata abbattuta, perché vecchia, perché ormai diremo così rovinata, la chiesa
chiesa si troverà nel pavimento un pavimento di una villa romana, e quindi in quella zona una villa o forse anche un tempio romano. Quindi questo, tra l'altro l'ho indicato con la freccia rossa perché se no non lo vedete, quello in fondo è proprio il monastero e la chiesa dei prima dei templari del 1300 e poi, come vediamo qui, dei francescani. Ecco, quindi lui passa da queste parti per rendere omaggio al monastero. Ma perché? Perché qui c'è una Madonna famosa, la Madonna del Mare in qualche modo, ecco, che ha la caratteristica di fare dei miracoli. Qual è il problema? La zona, abbiamo detto, è una zona disabitata, ecco, gli unici che la frequentano sono i pescatori. I pescatori fin poco tempo fa non avevano le previsioni del tempo, non avevano un telefono per avvisare del danno, per cui quando si allontanavano per andare a pescare potevano incorrere in un fortunale, un temporale che avrebbe potuto affondarli. Non c'era sicuramente la guardia costiera che avrebbe potuto aiutarli, ecco, quindi era un grosso azzardo pescare quel momento, per cui questi poveri pescatori andavano a pregare prima di uscire la Madonna con una specie di assicurazione: prego la Madonna perché mi faccia tornare, e dopo per ringraziarla. E ovviamente qualche volta è successo che qualcuno è sopravvissuto a questi diremmo così fortunali, a questi improvvise cambiamento di tempo, e quindi ha considerato la Madonna come una donna di miracoli, e quindi questa ne ha fatti di tanti di miracoli, tanto da passare come la Madonna dei miracoli. Non era soltanto la gente di Grignano che andava su questo, ma era anche la gente di Contovello, di Prosecco, di Santa Croce, e perfino da Trieste venivano con le barche a rendere omaggio alla Madonna dei miracoli in qualche modo, ecco. E quindi anche il nostro Leopoldo I passa di qui per in qualche modo, ecco, ricordare, per portare così il suo interesse nei confronti appunto della Madonna. C'è un'altra curiosità: guardate i frati cosa hanno in mano, hanno dell'uva in mano che offrono, e qui c'è un capitolo molto interessante che ci parla del Pucino, cioè Trieste non ha mai avuto grandi ricchezze, per le sue caratteristiche in qualche modo, ecco, vediamo i colli alle spalle, quindi è facile comprendere che culture come quella delle viti, ecco, fossero una delle forze, delle ricchezze di Trieste, che si basava essenzialmente sul vino, quindi le viti, sull'olio, gli olivi e sul sale essenzialmente, ecco. Il vino era uno dei buoni vini, ecco, perché vediamo appunto che il sole batteva, sotto c'era in qualche modo l'aria che tratteneva il sole durante il giorno e lo rilasciava durante la notte, mantenendo un clima mediterraneo che permetteva la crescita di un buon delle viti, e quindi di un buon vino. Il Pucino era un talmente conosciuto, ma forse avremo tempo di vederlo dopo, da essere usato dai romani, ecco, potremmo definirlo il Pucino come un piccol hit dei giorni nostri, cioè molto raro, non molto abbondante, molto costoso, perché aveva queste caratteristiche. Anzi, le diciamo subito: Livia, che era la moglie di Ottaviano Augusto, secondo Plinio il Vecchio, era vissuto fino a 82 anni grazie al fatto di bere sempre questo vino, che quindi ha delle funzioni, non dico miracolose, ma sicuramente. Ricorderei che nell'età romana 82 anni è veramente tanto. Sì. Oggi noi abbiamo 84 anni di media, ci dice l'Istat, durante il periodo romano era 83 anni, ecco, perché una qualsiasi malattia intestinale, eccetera, non c'erano antibiotici, si moriva. Quindi arrivare a 82 anni sarebbe oggi come in qualche modo dire arrivare per una donna a 110, ecco, quindi si fa una grande pubblicità. Tra l'altro faccio presente come a Grignano ci sia la via Plinio, la via Livia e la via Pucino, perché si vuole ricordare questa storiella che noi abbiamo detto. Quindi lui si sofferma anche per assaggiare questo famoso e tra virgolette miracoloso vino. Se abbiamo la prossima, se riusciamo. Vabbè, questa ci riusciamo evidentemente. Perfino Kander trova che gli argonauti sono quei militari che con Giasone cercano in qualche modo il famoso velo d'oro che abbiamo accennato l'altra volta, cioè una pelle di montone miracolosa che guariva dalle ferite, che guariva dalla malattia e che portava soprattutto ricchezza, abbondanza, per cui come una sorta di grale, ecco, chi riusciva a conquistare questo velo, a prenderlo, e loro riescono, se lo portano
scappano via, ecco, i Argonauti, parliamo di secoli prima di Cristo, in qualche modo passano anche per Timavolo, lo racconta sempre gli storici romani, e qui vediamo come gli abitanti di Grignano salutino in lontananza la barca in fondo degli Argonauti con il velo d'oro che sta passando, come a dire che Grignano era già un punto di passaggio di certe celebrità, tra virgolette, e soprattutto una zona molto popolata, ecco. Qualcuno ha voluto anche in qualche modo associare la partenza di Massimiliano da Miramare, e che viene salutata da quella folla dei triestini e osannante con questo passaggio pure. Vediamo la prossima se riusciamo. E poi alla fine, e siamo alla fine almeno di questa parte, ricordiamo appunto che Calder trova anche la romanità. In verità non è così strano, perché noi sappiamo che da Sistiana a Muggia abbiamo trovato tante ville, alcune sono state distrutte, tra l'altro una villa in qualche modo a Barcola era grande, qualcosa come 200 metri, quasi una piccola Pompei, ecco, di cui noi abbiamo conservato del materiale, le statue, i pavimenti, eccetera, ma purtroppo poi è stata coperta da altre costruzioni, ma per dire che la romanità a Trieste non è una cosa nuova, e quindi sappiamo appunto che abbiamo trovato una villa romana nelle fondamenta del castello in qualche modo, e quindi lui dipinge questo che non vedo più, che Livia che in una villa romana posta secondo i Candle sulla sta brindando col suo vino prediletto, che è appunto il Pucino. Dottor Cafagna, magari continuiamo prossimo venerdì. Grazie. Bene, grazie, certo. A lei. Noi ci fermiamo. Grazie a tutti. Ci fermiamo qui. Grazie dottor Cafagna. Tanti auguri di buon Natale. Certo, auguri ci rivediamo tutti. Il 30. Auguri anche ascoltatori. Ricordo certo. Ovviamente a tutti di restare con noi, perché dopo la pubblicità ritorniamo per la conferenza di fine anno del presidente della regione Massimiliano Fedriga e della giunta regionale.